Hello, bonjour, good afternoon everybody, good morning for those who are watching from afar. On est très 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 heureux, très honoré, très joyeux d'accueillir aujourd'hui Pietro Marcello, qui est voilà, un des grands cinéastes contemporains, un aventurier du cinéma, un poète du cinéma. On va avoir le temps cet après-midi de parcourir son œuvre et on s'en réjouit énormément. Je suis très contente aussi que cette masterclass soit animée par la très grande Rebecca Depas, qui est membre du comité de sélection de Visions du Réel depuis 2 ans et qu'on est voilà, très contente de pouvoir, sur laquelle on est très contente de pouvoir compter pour cette masterclass. Juste, alors, deux informations très importantes. La première, c'est que cette masterclass et cette invitation à Pietro Marcello est organisée en collaboration avec la aide de Genève, donc l'école d'art de Genève. On est très heureux, là aussi, de ce partenariat. Vous pouvez découvrir de nombreux textes dans le catalogue qui donc, ont été produits, écrits par la aide. On est ravis de pouvoir là aussi compter là-dessus. Et puis d'un point de vue pratique dans la salle, il faut prendre vos téléphones et télécharger cette application qui a le nom étrange, si vous ne l'avez pas déjà fait, de Choose by Odeka. Et sur Choose by Odeka, vous pourrez donc récupérer la traduction anglaise et française. I'm going to say that for those watching from afar again, this masterclass is available in Italian, in French, and in English. Yeah, that's how we do it here, very classy Vision du Réel. So make sure that you can find the language that works for you. On our website, you will find, I'm not sure my mic is still on. On the website, you will find French and English. On YouTube, you will find French, English, and Italian. And on Facebook, you will find English. So check it out. I hope this masterclass will be great, but I have no doubt. And Rebecca, the floor is yours. Go, go, go. And Pietro, I hope you will have a lovely time. Merci. Yeah.
Pietro Marcello, depuis une quinzaine d'années, parcourt avec ses images l'Italie entre passé et présent, rendant hommage à la beauté de ses paysages, à la dignité de son peuple. Son cinéma, si ancré dans sa terre, réussit pourtant dans l'ambition de créer des récits universels, dont les valeurs de justice et de beauté se déclarent photogramme après photogramme. Cinéaste, producteur, mais aussi cinéphile et aventurier, primé dans les meilleurs festivals au monde, catalyseur d'énergie créative, le cinéma de Pietro Marcello dialogue avec les réels duquel s'y nourrit et grâce auquel se renouvelle sans cesse. Tel comme les Pulcinella que l'on vient de voir, conscient de son rôle et de sa mission, Pietro Marcello remplit nos yeux et interroge nos esprits dans chacun de ses films. Je vous prie de donner la bienvenue à Pietro Marcello. Bonjour Pietro. À tout le monde, oui, je t'écoute. Alors, je parle très mal français, on va parler italien parce que mon français, c'est très compliqué pour expliquer. Parlo italiano, parliamo italiano. Ok, te. Sì. Bene, siamo qui nel quadro degli Ateliers di Visions du Réel, che è uno spazio molto importante in cui parliamo di cinema e della sua fattura. Siamo qui per parlare di come i film nascono, delle influenze che hanno, ma anche del lavoro pratico e degli incidenti che li causano. E per questo vorrei cominciare dall'inizio.
E vorrei parlare della tua formazione. Tu sei della mia generazione, credo, siamo nati, siamo cresciuti negli anni 80 e 90, che è un periodo particolare per l'Italia, un periodo in cui visivamente siamo stati aggrediti molto dalla televisione, in cui molte cose sono cambiate anche nei salotti delle case, nei foyer. Come hai vissuto quegli anni di giovinezza e qual è stata per te l'epifania che ti ha portato a fare quello che fai oggi? Ma io ho avuto una gran fortuna, perché sono nato a Caserta, nei pressi della Reggia di Caserta. Diciamo che giocavo nei parchi della Reggia e sono cresciuto nella bellezza, sono cresciuto tra le antiche rovine, l'architettura della Reggia, i parchi, la bellezza del mio paese, in fin dei conti, del mio paesaggio. Ho avuto un'infanzia bella, ho avuto un'infanzia molto bella, di sperimentazione, come non è più oggi. E non ci sono più bambini per strada oggi, prima i bambini erano ovunque, oggi invece attraversi le città e non ci sono più bambini per strada. È un qualcosa che ho, un'osservazione che ho fatto nei tempi della Bocca del Lupo, quando girava a Genova, anche quando raccontava i vicoli, che non ci sono più bimbi per strada. Io sono cresciuto un po' per strada, perché le mamme di giù la prima cosa che facevano la mattina era di farti uscire. Allora ho avuto una bella infanzia e poi ho avuto una formazione importante, che è stato il DAM e tante altre cose. E poi il DAM, che lo ricordiamo è un luogo di occupazione, un luogo importante per Napoli, in cui tu hai conosciuto anche il tuo, quello che poi sarà il tuo sceneggiatore, Maurizio Braucci. Come è stato per te l'importanza di quell'incontro? È stato lì per te il cambiamento verso il cinema o viene da una... No, ma lì, diciamo nei filmati che abbiamo visto all'inizio della Bocca del Lupo, di Bella e Perduta, c'è sia Sergio che Maurizio, e io ho iniziato questa esperienza del DAM insieme a loro. Sergio è Sergio Vitolo, che è il Pulcinella in Bella e Perduta, che è un mio amico fabbro, ma anche sceneggiatore, che ha realizzato anche dei film, e così abbiamo iniziato. Avevo 18 anni, non avevo neanche 18 anni e mezzo forse quando ho incontrato Maurizio, e così al DAM ho imparato a fare tutto, ho imparato a fare tanti mestieri. Diciamo, è stata una formazione dal basso, e nel frattempo facevamo attività sociali. Per esempio gestivo un piccolo cinema per i ragazzini del quartiere, avevamo una giornata il giovedì dove si faceva cinema tutta la giornata. È così che ho iniziato a studiare anche il cinema, una formazione da cinefilo, ma come tanti altri. Nel senso, ho iniziato così perché è stato il DAM, è stato il momento più importante, perché lì mi sono formato, ho imparato anche a dire no. Nel senso, è stata un'esperienza importante, è durata molti anni, fino a 26-27 anni, credo, che sono stato attivo all'interno del DAM. È stata un'esperienza collettiva, quando impari a fare le cose per gli altri, con gli altri, non solo per te stesso. E nel frattempo studiavo all'Accademia in quegli anni, però lì allora ho capito che non ero neanche, come dire, non avevo un futuro da pittore, perché avevo bisogno di più spazio e il cinema è stato un felice ripiego, come un po' come tanti altri registi, chi ha iniziato a fare medicina, chi ha iniziato a fare ingegneria e poi finivano a fare i registi. È stato un felice ripiego per tanti, non solamente per me, perché ho iniziato con degli obiettivi, poi mi sono reso conto che amo la pittura, ma non ero così bravo e avevo bisogno di stare tra la gente, e quello che ho imparato al DAM è stato questo, di essere tra la gente. E così ho imparato a fare tutto, anche i miei primi film, quando ho iniziato non conoscevo la tecnica, perché poi ora ho anche una formazione da direttore della fotografia, ho anche fatto questo nei miei film, e lui ha imparato a filmare, anche ai tempi quando ho realizzato il cantiere non sapevo filmare, avevo un'impostazione nello studio della storia dell'arte, la prospettiva, la pittura, questo sì, e credo che la pittura ci sia un legame con il cinema alla base, cioè, no, esiste il cinema perché abbiamo tanti anni di arte, di pittura, di architettura e tutto il resto appresso. Credo che esista il cinema anche per questo, che sia così bello, perché
bisogna dire grazie alla storia dell'arte se abbiamo il cinema, se sono stati realizzati film così straordinari nella storia del cinema. Abbiamo aperto con un passaggio di Belle Perduta in cui cominciamo con Giambattista Tiepolo, niente di meno che Giambattista Tiepolo. C'è questa scena molto bella in cui uno dei Pulcinella accarezza quello che sembra essere un suo ritratto. Secondo me Belle Perduta, di cui poi parleremo magari più avanti, non subito, è il film in cui più si vede questo tuo rapporto con la pittura. Probabile. Io spesso penso anche agli aspetti produttivi dei film, come l'ho realizzato. È un film realizzato con pellicola scaduta completamente. Avevo tantissima pellicola scaduta, un film che lo abbiamo realizzato con il budget che avevamo. Che dire, è stato un film che è cambiato tanto. Cioè è nato con un'idea ben precisa e poi si è trasformato durante il viaggio. Questo anche grazie al supporto di Maurizio Braucci, che mi è stato sempre vicino nella scrittura. E sai, nel documentario è difficile scrivere documentari, perché è già complicato creare film di finzione, perché poi io ho un metodo un po' così, che non è che faccio totale affidamento nella scrittura, perché c'è sempre la trasposizione filmica. E allora io fin quando non giro, non so. Cioè quello che immaginiamo in scrittura, poi dobbiamo adattarlo nella realtà. Beh, la scrittura... Perciò non posso fare un totale affidamento. La scrittura lo vediamo come uno strumento, magari qualche cosa che poi aiuta ad arrivare all'immagine finita. È interessante quello che dici, perché il passaggio della linea è forse quello che effettivamente uno si dice di più, si chiede di più come sia stata la scrittura di questo film, perché sembra un film fatto sul luogo, sembra un film che è cambiato nel divenire, sembra un film che si è adattato molto a quello che è successo. Se vuoi facciamo partire... È stato... L'ho realizzato, l'ho iniziato a girare, che avevo 28 anni, con un piccolissimo budget, veramente piccolo. In quel caso lì tutti i miei film nascono come inchieste. Per me è importante capire che cosa vado a fare, come delle inchieste che in un certo senso hanno un legame con i miei primi radiodocumentari, dove ho imparato a fare inchiesta. E lì è stato importante per me, come formazione credo che sia importante iniziare con le inchieste. Poi è possibile anche trasformare quello che facciamo, ma l'inchiesta è importante. Facciamo vedere... Cioè non sono uno di scrittura. Ok, facciamo vedere l'extrait numero 1, il passaggio della linea. Che vuoi sta? Tranquillo, la famiglia mi. Mia casa è l'unica maniera per rimanere liberi e indipendenti. Non un animale d'abitudine come si abitua a trattare.
ciascuno deve seguire il suo destino. Se avessi toccato il denaro ero finito. Non avendo mai toccato il denaro mi sono salvato. Chi tocca il denaro è finito, è schiavo del denaro. Chi va in chiesa è schiavo della chiesa. Chi va sul treno è schiavo del treno. Ognuno si localizza dove gli piace di più. La cosa più interessante al mondo è quella. È stato un po' tagliato corto. Mi piacerebbe parlare di questo preciso momento, perché secondo me ci sono dei temi che poi ritornano in molti tuoi film. La questione della libertà, la questione del toccare o no al denaro, e che ovviamente ci riporta anche al tuo lavoro come produttore. Ma poi anche la questione del montaggio, che secondo me in questa sequenza è fantastico per come entriamo e usciamo dagli spazi e come tutte le sequenze siano legate l'una all'altra, anche se in verità non in maniera lineare ed evidente. Dicevi che è un film che hai fatto con pochissimi soldi, possiamo dirlo con quanti soldi l'hai fatto? Ma certo, no, mi ricordo che siamo partiti con un budget, diciamo è stata una produzione di Nicola Giuliano, Indico Film, allora che ho iniziato con lui, ma parallelamente eravamo un gruppo di ragazzi che alle prime armi, io avevo già realizzato piccoli documentari, piccolissimi, che era il cantiere, la baracca, e lì con me allora c'era già Daria D'Antonio, che è diventata un direttore, una direttrice della fotografia bravissima, Marcello Anselmo, che è uno storico, e Sara Friaier, che poi è diventata la montatrice di miei film, abbiamo realizzato i film insieme. E allora era il mio aiuto, c'era l'Inervé che ha montato il film e che oggi montiamo insieme, abbiamo montato Martin Eden e lavoriamo insieme, è un gruppo che si è formato allora insieme, ma sai, allora non avevamo tanta esperienza, ma eravamo in un certo senso ubriachi di inconsapevolezza, c'era la tenacia, molta tenacia, perché si viaggiava sui treni, si dormiva sui treni, facevamo lunghe traversate, abbiamo mappato tutto il paese, tutta la geografia del paese. Abbiamo viaggiato su tutti i treni espressi che stavano scomparendo allora. È stata un'esperienza importante anche perché poi sono stati soppressi tutti questi treni. E in un certo senso io, per me, mi rappresento un grande archivio. Un archivio che in un certo senso è stato consegnato alla gente, al paese, alla storia. Perché racconta gli espressi notte, questi espressi erano gli stessi treni costruiti all'Ilva di Genova, di Cornigliano e di Napoli dopo la guerra, gli stessi chassis, poi sono cambiati gli interni, i materiali, ma sono i treni del miracolo economico italiano, delle grandi traversate, della storia del paese in un certo senso. Immagina anche la forma peninsulare un po' astratta, le Alpi, gli Appennini, sono state le ferrovie, sono stati treni importantissimi. Il miracolo economico. È iniziata come un'inchiesta il film. Noi facevamo molti, per esempio, credo che sono rimaste, abbiamo più di, ma molto di più, di 15 ore di interviste, ma anche molte di più probabilmente. Ora dico una cosa a caso, e poi di questo materiale sono venuti fuori 15 minuti solamente, che poi raccontano i viaggiatori, che sono gli operai. Gente del sud che va al nord. Quindi hai cominciato con l'idea di fare un'inchiesta e il film, su tutta la durata del film, le interviste che hai raccolto poi si riuniscono in 15 minuti, è il 15 ma minuti sì. Di materiale. Certo, ma è quello che ho fatto sempre, che ho la stessa cosa ho fatto su Genova. Belle Perduta nasce come un'inchiesta, sono tutti i film che nascono in questo modo qui. Cioè nel senso anche nel caso di Genova, cioè nel senso io ho bisogno di capire prima di tradire qualcosa, anche, cioè ho bisogno di capire, è importante capire, è importante conoscere. E lo stesso è stato per Nicolodi,
l'europeista libertario che viaggia sul treno. Che è il personaggio che abbiamo visto, sentito parlare. Sì, sono film che non si possono scrivere. Non è possibile scrivere, cioè nel senso puoi avere un canovaccio, un'idea, ma tutto parte dall'inchiesta, perché poi i personaggi che trovi in viaggio sono personaggi che fanno parte, come dire, del viaggio e di un'intuizione possibile di scegliere loro per raccontarli. E lo stesso l'incontro con Nicolodi è stato un incontro così, perché viaggiavo, mi ricordo che lo conobbi all'altezza di Verona, erano già l'una di notte, lui era sveglio, mangiava una banana, iniziai a parlare con lui e lui mi raccontò tutte le sue storie. Lui, diciamo, è stato tra i personaggi più ricchi di Bolzano fino al 56, era un venditore di legname, era un ufficiale in guerra, era un tenente in guerra, si era fatto la campagna di Grecia. E poi nei campi di prigionia, insieme a Guareschi, ha conosciuto degli europeisti e così è tornato con delle motivazioni politiche ben precise riguardo alla posizione degli ottanti, e questa è stata la sua storia. E poi ha perso tutto per le sue, come dire, per questa sua spinta anche di fare qualcosa in quel territorio, allora che era dopo la guerra, e poi ha deciso di vivere sui treni, così. E lui mi raccontò solo questo, mi raccontò dei momenti della sua vita. Io tornai a Roma, ne parlai con Aline, con Sara, ora non mi ricordo bene, e partì la notte dopo. La notte successiva ripartì di nuovo per incontrare lui, e lo trovai sullo stesso treno, che mi sembra che era l'824, che era il Napoli-Bolzano. Così è nata un'amicizia, pian piano lui ha ottenuto la sua fiducia e l'ho potuto raccontare. E mi ricordo che viaggiavo anche da solo, perché allora giravamo con queste DV Camp, con queste macchine piccoline. A dire il vero, spesso non avevo neanche il fonico con me. Nel senso, in questo è così che mi sono iniziato anche con i documentari, con le cose che ho fatto, anche di imparare a montare in macchina, perché non puoi controllare tutto. Allora ci sono più imprevisti che qualcosa di ben definito su carta. E credo che sia già difficile realizzare film. La scrittura in sé è un'opera incompleta perché c'è la trasposizione filmica. Questo avviene nella finzione, figuriamoci nel documentario. Perciò non credo che ci sia relazione tra scrittura, documentario e film. Sono abbastanza estremo. Credo che la scrittura è un work in progress, un lavoro che si fa fino alla fine. Credo la scrittura di una scena termina nel momento stesso che la giri, e anche durante la realizzazione di queste scene hai la possibilità di cambiarle fino alla fine. Questo è interessante, perché comunque quello che tu dici rispetto anche alle condizioni in cui è stato fatto il film e alla scrittura, sappiamo bene che adesso per avere dei soldi per fare del cinema documentario in praticamente tutti i paesi credo che sia chiesta una scrittura, una sceneggiatura, che sia spesso chiesta per... Lo era anche prima, lo era anche allora, eh? Non è che allora non lo era. La questione è come costruisci un budget. Io sono stato sempre un correntista, ho sempre iniziato con quello che avevo e poi trovavo soldi in corso d'opera. Ho avuto sempre la fortuna e il privilegio di avere delle prime. Questo è stato importante, i festival mi hanno aiutato tantissimo fino ad oggi. Se penso all'inizio, mi ricordo che il primo festival dove ho partecipato è stato il Libero Bizzardi. Allora era un festival molto conosciuto per il documentario, e mi ricordo che il film fu mandato il cantiere da Nick Dine, che è un mio amico sociologo inglese, che avevamo fatto un film insieme, Terremoto, e disse: ah, mandiamo anche il cantiere. Il cantiere ci costò 500.000 lire a me e a Braucci. Braucci faceva il montaggio, io giravo e facevamo. E fu mandato lì a Libero Bizzardi. Il film fu preso e vinsi anche il primo premio. Mi diedero 5 milioni o 10 milioni, non mi ricordo, io non avevo mai visto tutti quei soldi in vita mia. Era un'epifania, e così dissi: ah, ma allora forse posso fare questa cosa, forse ci posso riuscire. E diciamo, ho nutrito sempre il dubbio. Ora è diverso perché sono passati degli anni. Ma così ho iniziato, senza sapere niente, perché comunque immaginavo la finzione, perché allora vedevo tutti questi bei film, no? Mi ubriacavo di film,
ma non pensavo ai film, perché dicevo è troppo difficile fare un film. Allora già allora avevo questa piccola telecamerina, perché Maurizio Braucci aveva fatto un prestito d'onore, aveva comprato un sistema di montaggio, una camera, e così ho iniziato, senza sapere come si doveva utilizzare questa camera. E, sai, sono quelle cose un po' come il passaggio della linea, un film che non potrò più realizzare, perché oggi ho più esperienza, ma non ho più la stessa tenacia. Allora si dormiva sui treni. Anche io, la prima volta che sono scappato di casa a 15 anni, ho preso un treno, il treno che ti porta via, e per me era qualcosa, c'era anche un legame. Dove sei andato quando sei scappato? Quando sono scappato avevo 15 anni e sono andato a Parigi, e ci sono rimasto un mese e mezzo. E presi un espresso che partiva da Napoli, alle 14 del pomeriggio arrivava a Gare de Lyon alle 8:30, e lo ricordo benissimo questo viaggio. Un po' per me il passaggio della linea è questo, è il treno, è il vettore che ti porta lontano lasciando il passato alle spalle, dove c'è solamente il futuro. Però quando parli di tenacia, dici che non saresti più capace di farlo per una questione di tenacia. Penso che la tenacia sia qualcosa che comunque ti porti dietro, è necessaria, perché c'è una cosa che una volta ti ho sentito dire, che parla della necessità di fare film. In un certo senso tenacia e questo input, questa emergenza di fare film sono legati. Ma certo, io parlo di una tenacia diversa, di qualcuno che a 27 anni si mette su un treno e insieme ad altri, senza nulla, e rischia. Oggi sì, posso rischiare sempre, a me piace il rischio perché è parte della vita, ho una società che si chiama Venturola, però nel senso immaginarmi sveglio, come dire, 24 ore senza chiudere occhio, probabilmente oggi è un po' più, come dire, uno cerca delle comodità. Allora ero molto più una bestia di oggi. Allora, nel senso, quando facevo il cinema allora non è che pensavo esistono i festival, esistono i budget, per me non esisteva nulla. Cioè, diciamo, io ho capito che è difficile fare il cinema quando mi hanno premiato a Berlino con La bocca del lupo. Ero molto triste, pensavo alla fatica del film, alle fatiche che ho fatto per fare quei film. C'era Nicola Giuliano con me, mi diceva, ma perché sei così? E io dicevo, pensa a tutte le fatiche. E lì pensavo a tutta la complessità. Cioè, nel senso, fai un film, lo presenti, e poi capisci che per costruire un film non basta una telecamera che prendi e parti, hai bisogno di creare budget, relazioni con i produttori. E allora ero ancora un primitivo. Cioè, poi ho dovuto imparare l'educazione, essere diplomatico, essere, cioè, come dire, l'ABC per provare a fare cinema e trovare le risorse. Ma prima di allora, diciamo, non mi fregava proprio niente. Non è che pensavo al festival, al film, pensavo al distributore. Per me era fare film, facevo film con poco. Cioè, il passaggio della linea a un budget veramente così, ma anche la bocca del lupo come Belle Perduta. Perciò allora io spingevo molto, ero ubriaco di inconsapevolezza, perché imparavo a fare le cose facendo, come lo è stato anche per il cantiere. È stata la mia formazione quella. E in un certo senso ho capito che spesso è importante avere le limitazioni anche, perché per me l'imprevisto lì fa vitale. Cerco gli imprevisti sul set, ho bisogno di un imprevisto, ho bisogno di poter manipolare il set attraverso un metodo, che poi il metodo è quello del documentario, che impari a fare tutto in macchina, che in un certo senso è vicino anche a quello che faceva Rossellini. Gli sceneggiatori di Rossellini erano disperati, perché lavoravano mesi a queste sceneggiature, poi arrivava lui e cambiava tutto, e non lo diceva neanche. Cioè, attraverso il decoupage sul set cambiava. Perciò la sceneggiatura è importante. Per esempio su Martin Eden è stata fondamentale, insieme a Maurizio, perché c'è una struttura, ma anche poi la possibilità di adattare, perché tu puoi pensare di tutto quando scrivi, però poi devi riuscire a realizzare il film con i decori, con la scenografia, con i costumi, con gli ambienti. Nel senso, è sempre un lavoro a divenire. Sentimi, com'è che hai fondato, e perché soprattutto hai fondato Avventurosa? Ma Avventurosa, diciamo, è nata per necessità, non per volontà.
cioè diciamo io mi sono ritrovato a fare il produttore per necessità, non per volontà, perché non nessuno mi dava soldi, cioè non avevo soldi e avevo imparato a fare i film da solo e ho continuato così, cioè diciamo mi sono affidato a delle persone, ma erano sempre persone del mio ambiente, cioè ho iniziato ad avere relazioni con i produttori molto tardi, cioè diciamo probabilmente la prima volta che faccio un film, ad esempio ora sto realizzando un film in Francia e probabilmente è anche la prima volta che riesco a fare un film insieme a qualcuno dove c'è un produttore. Ho avuto esperienze con Nicola Giuliano in Italia, certo che tra i migliori produttori in Italia, ma lì era sempre una questione che avevo un modo tutto mio di fare film, facevo il film e lo finivo e arrivavo con il film fatto, non sono mai riuscito a sviluppare un progetto fin dall'inizio in quegli anni con qualcuno. E, diciamo, il primo finanziamento ministeriale l'ho preso per Belle Perduta, che avevo 32 anni, sì. Perché... cioè non avevo mai avuto finanziamenti, come dire, ho avuto degli acquisti della RAI, perché allora avevo degli inviti ai festival e poi entrava anche la RAI, ma non, diciamo, fino a Belle Perduta non sono mai riuscito a costruire una produzione di sviluppo e non ho fatto mai un pitch, per esempio, non credo di essere capace. Diciamo, ma anche questo è stato anche perché ho dovuto imparare a fare tutto, sempre per necessità, l'esperienza del DAM dove ho imparato a fare tanti mestieri e poi ho imparato anche la parte tecnica del cinema, per esempio io ho la passione della pellicola, sviluppo, mi preparo la chimica, mi preparo le cineprese, riparo le cineprese, una camera oscura dove sviluppo la pellicola, in modo amatoriale chiaramente, film di famiglia, perché se realizzo un film ci sono le assicurazioni, altre cose, però per me stesso io amo, diciamo, una forma di autarchia del cinema, di avere il controllo di quello che faccio, perché sono abituato così. È per me una passione montare, come sviluppare la pellicola oppure preparare un film, parallelamente alla produzione, perché poi già nella scrittura io penso all'aspetto produttivo anche. Cioè mi sento più un artigiano che un artista, mi sento più un artigiano perché mi appassiona un po' tutto, sono curioso di tutto. Senti, nel passaggio della linea dicevi che eri spesso da solo e hai detto che sei lì che hai cominciato a imparare come si monta in macchina. Il montaggio com'è stato? Tu viaggiavi su questi treni, tornavi a Roma, montavi e ritornavi a viaggiare o hai prima girato tutto insieme e poi sei andato in sala di montaggio? No, io non sono di questo pensiero qua, credo che per me il montaggio parte il primo giorno. Cioè per me è la scrittura e il montaggio, è lì che cerco la scrittura e che è la parte anche più adrenalinica di un film, il montaggio. Ma nel caso del passaggio della linea avevo fatto già esperienze prima con il cantiere, la baracca e altri piccoli film, che sai che quando impari a montare in macchina, perché non sai che cosa fa il soggetto che è davanti a te, allora lì devi imparare a fare i primi piani, i totali, i dettagli, a portare tutto quello che ti serve. Mi ricordo che quando ho iniziato con il cantiere avevo l'otturatore a 5.000, normalmente l'otturatore a 50, e mi ricordo con Alessandro Abbate, un bravissimo direttore della fotografia, mi disse: ma che fai? Tu devi girare a 25, a 50, non puoi girare a 5.000. E normalmente ho fatto sempre così, iniziavo a fare le cose e poi andavo a studiare i manuali. E lo stesso è stato per la pellicola quando ho iniziato, perché poi ho iniziato con la pellicola e non ho più girato in digitale. Nel senso, ho dovuto imparare a fare quello che faccio così, come fanno gli artigiani. Ho dovuto imparare un po' a fare tutto, ma perché ho avuto sempre la passione della manualità, perché ne vengo una famiglia di artigiani. Mio nonno era ebanista, mio padre aveva imparato dal padre e io di conseguenza ho imparato da lui. Con Sergio mi ha insegnato a fare il fabbro, un altro mi ha insegnato a fare l'elettricista, allora ho la fortuna di un po' di saper usare le mani, se devo riparare qualcosa, mi piace la tecnica, ma anche sul set quando giro io non sono mai al monitor, non riesco a stare più di 10 minuti perché mi annoia, mi scoccia, cioè, preferisco stare con i tecnici, preferisco stare con la cineprese in mano,
perché mi, non sono un regista da che è lì al Congo, al monitor, non riesco a resistere. Stai spesso in camera? Sempre. Sempre, non riesco a... Cioè, sì, poi, esempio, faccio un'inquadratura, oppure accanto a me c'è Ilia che la fa lui, poi non mi piace, la faccio io. Però normalmente su un film, per me la fotografia è l'ultimo dei problemi. Cioè non mi pongo mai questioni, mi preoccupo più di altre cose che la fotografia. Cioè la fotografia è come dire a un regista, è bella la fotografia. È qualcosa di drammatico, nel senso che il regista si aspetta altro, perché... La fotografia è l'ABC. Cioè, ci vogliono tre cose un po', cioè, se neanche la fotografia è buona. Perché poi spesso si dice il documentario è contenuto, non è vero, io non credo che sia contenuto. È uno strumento del cinema, il cinema è forma, come diceva Tuffo, riempirsi la vista, poi siamo noi che portiamo i contenuti attraverso le nostre storie personali, individuali. Ma non credo che sia innanzitutto il cinema è forma. Che sia documentario, che sia finzione, che sia archivio. Basta guardare come giravano gli operatori di una volta, basta che vedere gli operatori di luce come filmavano, era pittura. Avevano il dono della composizione perché il riferimento era la pittura allora. Poi pian piano è andato scemando tutto ciò. Gli anni 50 sono cambiati, gli anni 70 sono cambiati, oggi è il surrogato della televisione che poi è il surrogato del cinema, specchio aberrante della realtà. Dicevi prima che hai avuto i tuoi primi finanziamenti per Belle Perduta, però il passaggio della linea, se non mi sbaglio, era a Venezia. E poi fra i due c'è anche La Bocca del Lupo. Come no, certo. Grazie ai Jesuiti l'ho realizzato. Sì. E tra le altre cose Il Silenzio di Pelescian, tutti prima quindi di come chiami tu, una produzione di sviluppo, un riconoscimento dalle istituzioni. Allora, il passaggio della linea è nato così, era insieme a Daria D'Antonio, che è una mia carissima amica, che ha iniziato anche lei allora con me, che lei ha fatto la fotografia sul passaggio della linea, si girava insieme, però diciamo era lei il direttore della fotografia, chissà, avevamo anche due unità quando si viaggiava, a volte viaggiavo solo, però e in quel caso lì è un budget che poi ha messo su Nicola Giuliano per terminare il film. Nel caso della Bocca del Lupo sono stati i Gesuiti, perché i Gesuiti, dopo aver visto il passaggio della linea, hanno detto vieni a Genova e fai un film con noi, così che sono partito con Sara Figaia, c'erano anche altri. Allora abbiamo realizzato questo film con 50.000 euro. Ok, je vais faire partir l'extrait numero 2, facciamo partire il primo estratto della Bocca del Lupo. Qui si imbarcarono per le terre del sud, guidati dall'eroe dei due mondi che provò a fare un paese. Nell'ostinata leggenda di cenere, sangue e sogni corrotti. Non sappiamo chi tra mille è più tornato. Percorrendo a ritroso un mare che accoglie e trascina uomini e ombre del nostro tempo. I nuovi abitanti delle caverne non sono pescatori, né sedentari. Sono uomini che trasmigrano. Non conosciamo la loro storia. Sappiamo che hanno scelto, trovato questo luogo, e non altri, per sentirsi al riparo, a ridosso di una strada che diventa città, all'ombra di chi riposa e chi veglia. Come antiche figure. Tra le mille altre che riempiono i luoghi dei nostri ricordi e delle nostre memorie sfocate. Forse è dal mare che provengono, come naufraghi abbandonati. Lì i loro corpi
sulla soglia delle nostre avventure. Questo è l'inizio della Bocca del Lupo, che è anche il film che, diciamo, poi penso che sia stato quello che il primo film che è stato molto visto anche all'estero. Puoi parlarci dell'inizio del progetto? Allora, le immagini che abbiamo visto sono delle immagini girate a Genova che hanno a che fare con la creazione, con la, la partenza di Garibaldi e quindi in un certo senso con l'unificazione d'Italia. E poi mi riporta qualche in qualche modo richiama anche quello che si vedeva nel passaggio della linea, cioè un'Italia che sembra un po' tenuta insieme con il treno, se non con lo scotch. Poi il film, La Bocca del Lupo, parte e va, va in altre direzioni. Puoi parlarmi di questo inizio? Perché iniziare così? Un film che poi in verità parla di tutt'altro. Ma iniziare così, per me, diciamo, le grotte che poi furono trovate un po' così viaggiando alla deriva, nel senso noi viaggiavamo, facevamo sopralluoghi in giro per la città, furono scoperti un po' così gli abitanti delle caverne. E, diciamo, lì è quarto dei mille, sì. Un posto particolare di Genova, perché Genova, a differenza di Napoli, vive sul mare, sente di più il mare. Ed è iniziato così, perché avevo bisogno di raccontare la grande storia, anche attraverso l'archivio, la piccola storia, che era la storia privata di Enzo e me. E per me era determinante quel momento, che erano gli abitanti delle caverne, un po' come le caverne, di trovare questi abitanti e di partire che lì, che è quarto di mille, anche come simbolismo riguardo al paese, riguardo all'Italia. Che dire, io ho sempre raccontato l'Italia nei miei film, perché sono, come dire, in un certo senso innamorato del mio paese, non degli italiani, ma l'Italia come geografia, come paesaggio, un paesaggio straordinario. E per me questi film sono degli archivi, sono diventati già degli archivi. E Genova l'ho raccontata così, un po' all'inizio ero affascinato perché era una memoria di mio padre, perché mio padre si imbarcava da Genova, e così l'ho iniziato a scoprire facendo inchiesta. E poi, quando ho trovato Enzo e Mary, ho capito di continuare con Enzo e di cercare il film lì, in quella direzione, ma all'inizio non sapevo che fare perché non conoscevo la città e ho iniziato a fare documentazione, un po' inchiesta come ho sempre fatto. Ed è stata un'esperienza incredibile. Tra l'altro, questo è il primo film montato da Sarah Gayer. Sara aveva 28 anni allora, o 27. Aveva 27-28 anni. Ed era il suo primo montaggio, un montaggio contrappuntistico, credo. E poi è cambiato tutto, perché con La Bocca del Lupo poi il film, cioè è stato un film che ha girato tantissimo. Io mi ricordo che cosa posso dire, una cosa che forse può sembrare banale. Ho avuto per la prima volta un bancomat in vita mia, allora, dopo aver vinto un premio. Mi ricordo che andai in banca e dissi: posso avere questa cosa, posso avere una carta per noleggiare le macchine? Mi dissero: no, non puoi, perché non hai dei parenti. Io non avevo niente. E dopo iniziarono a uscire articoli dappertutto, mi chiamarono e mi dissero: signor Marcello, può venire a ritirare una carta, se vuole. Questa è la storia, questa è la realtà, poi, perché parliamo di cinema, ma è lì che
che il mio cinema, cioè il film che avevo fatto, ha iniziato a farsi conoscere e a viaggiare per il mondo. È un film in cui inizia, è la prima scena e ne vedremo delle altre in cui c'è l'utilizzo dell'archivio, che fra te e l'archivio è una lunga e ancora attuale storia d'amore. Come è un film in cui l'archivio dà una ricchezza, è di una ricchezza incredibile e veramente fa viaggiare avanti e indietro nel tempo. Quando è iniziato questo lavoro sull'archivio, che poi diventerà molto, molto sistematico, vabbè, a parte nel silenzio di Pelechian, dove è ovvio, ma poi soprattutto sfociando poi quello che è Martin Eden, in cui è veramente un 100 anni di Italia in una sola epoca, in un solo momento, grazie all'utilizzo dell'archivio. Come è iniziato questo rapporto con le immagini d'archivio? Allora, per me è tutto archivio, anche quello che realizzo io è un archivio, cioè nel senso tutto quello che faccio archivio, diventa storia. Ho sempre avuto una fascinazione per la storia, per la grande storia, e che in quel caso lì era inevitabile, perché la scommessa con Sara era di raccontare la grande storia della città, e l'unico strumento erano gli archivi e la piccola storia, quella di Ensemene. Così Sara ha iniziato a cercare questi archivi, che sono archivi che ha trovato nelle cantine, nei posti più disparati, perché poi sono stati i cinematori genovesi, cioè nel senso gli archivi rappresentano anche Genova e rappresentano anche i genovesi, la comunità genovese dei cinematori, che era tutto materiale che è realizzato negli anni 70. E così abbiamo iniziato con gli archivi, ed è stato un lavoro importante anche di ricerche. Diciamo che è stato il momento di formazione per Sara Fiaia, che si è iniziata sia al montaggio sia alla ricerca d'archivi. È stato un momento di crescita straordinario per tutti, ma anche per il resto della truppa, per Marco Messina, che faceva le musiche, che ha realizzato le musiche per tutti i miei film. È stato un po' così. Ed è stato un lavoro realizzato con pochissimi soldi, 50.000 euro, poi siamo tornati a Roma e lo abbiamo finalizzato con l'invio, con Nicola Giuliano, e così è stato. E siamo stati invitati a Torino, poi ha fatto Berlino e poi ha girato il mondo. E continua ora a girare, è stato distribuito in America. È un film importante per me, un film che porto nel cuore, ma io non guardo più il film dall'inizio alla fine, sono momenti. Per esempio tutti della Bocca del Lupo amano il momento del bar, no? Dove si ascolta Gainsbourg, è divertente. Io invece sono molto legato alle grotte, alle caverne. Ciascuno è soggettivo, ciascuno lo interpreta come vuole. Perciò per me è difficile avere un giudizio di quel che faccio. Senti, ne posso parlare tanto. Hai detto che è un film che porti nel cuore, ma più in generale qual è la tua relazione con i film tuoi? Li metti in un angoletto, in un cassettino e poi non ci pensi più? O ritornano? No, diciamo, a me il problema è che poi devo finirli. Cioè io con me porto tanti Martin Eden, tante Bocche del Lupo, e questo è il mio piacere, no? Di vederne tanti di film. Cioè io non credo più paradossalmente nell'opera incompleta che completa. Come dire, per me non è mai completa. È sempre un momento di crescita. Mi piacerebbe rimontare tutti i miei film, ma per il piacere di rimontarli, non perché credo che sia riuscito o non riuscito. Nel senso, perché anche oggi tutti i film che porto con me, i film che amo, non guardo più i film nell'idea di guardare il film dall'inizio alla fine. Guardo il film perché porto dei momenti di cinema. E sono i momenti del cinema che mi arricchiscono di più, perché anche non credo in un cinema anche imperfetto. Non ho una visione del cinema, come dire, amo il cinema di cuore, perciò uno si può anche sbagliare, se c'è un fuorifuoco, vabbè. Nel senso, porto con me scene di film, non guardo il film nell'insieme, cerco un'anima, e spesso mi piacciono anche i film sgangherati, sì. Dove sento la fatica, il desiderio, la passione, e anche l'essere originali di chi ha metodo e non modelli.
Non amo i registi che hanno modelli, preferisco chi ha il metodo. Per esempio? Credo che sia il metodo. Ma il metodo è il metodo, nel senso Bresson diceva questo, non bisogna avere modelli, bisogna avere metodi. Il metodo di Rossellini è un metodo, ce ne sono tanti. Paul Meillet ha insegnato, cioè diciamo, probabilmente è uno dei padri del documentario. È belga, nessuno lo conosce, pochi, però è Paul Meillet. Ce ne sono tanti. Yore Stevens, se vuoi imparare a fare i reportage, guardate i film di Yore Stevens, cioè, e questo è, è lì che impari delle cose, ma impari un metodo, non è un modello, perché non bisogna mai emulare qualcuno, non credo che sia giusto, non credo che sia sano emulare qualcuno, invece è interessante il metodo, l'essere originali, no? Quando tu riconosci il film, no? Se guardi un film di Fellini, riconosci che Fellini perché niente con i colori, se guardi un film di Pasolini, lo stesso, se guardi un film francese, puoi riconoscere chi l'ha fatto, perché c'è qualcosa di originale. Fellini lo riconosci sempre effettivamente per i colori, Pasolini potresti anche forse non riconoscerlo in certi film, senza avere cioè fuori ci sono dei momenti in cui forse... No, come riconosce anche Antonioni per gli spazi vuoti. Quello sì. Come puoi riconoscere un Jacques Demy che è unico, un René che è unico, il cinema è questo. Nel senso, e credo che sia importante non avere modelli, che sia fondamentale per chi si inizia a fare cinema. Questo per te bisogna cercare nel metodo le cose. Questo per te è un punto, è qualche cosa che hai, come dire, che si è sviluppato con i tuoi film o è qualche cosa che ti accompagna fin dall'inizio, l'idea di non avere modelli? Sei arrivato alla conclusione che non bisogna avere modelli oppure è qualcosa che l'hai avuto da sempre? Ma questo non lo so, è difficile per me avere un giudizio di quel che faccio, anche dei film, perché spesso mi chiedono, noi vediamo questo, troviamo quello, invece io penso a cose... Sono anche abbastanza pragmatico, nel senso risoluto. No, quando ero ragazzo guardavo molti film, ho avuto una formazione da cinema. Io ho imparato a fare i film guardandoli, non ho fatto l'assistente a qualcuno, ho avuto poche esperienze, ho avuto un'esperienza con De Seta, così che lo assistevo un po', è stato per un periodo, ma non l'ho fatto mai. E all'inizio era dura perché tutti mi dicevano, ma tu che vuoi fare, dove vai, puoi mai fare film? No, ma non puoi fare, devi farti l'esperienza. Poi ho superato sta cosa perché non mi hanno detto più niente. Ma perché probabilmente perché ero caparbio, facevo di testa mia, non ascoltavo gli altri. E credo che invece non ascoltavo. In un certo senso ascoltavo, uno ascolta e poi decide. È un po' come fare i film, è il ruolo del regista, ascoltare gli altri e poi decide. Non è che decidi da solo, è un qualcosa di collettivo quello che facciamo. Però all'inizio sì, sicuramente non è che avevo come dicevo, mi piacerebbe fare il centro sperimentale, però dicevo, come ci va da Roma a fare il centro sperimentale? Cioè, nel senso, bisognava lavorare. Ed è stato così l'inizio, ho imparato così guardando i film. Guardavo tanti film, oggi faccio più fatica perché comunque non è una questione di essere influenzati o altro. Guardo i film e guardo anche tanti film che mi interessa vedere, che ho già visto, già rivisto. Portiamo con noi tanti film. Non ne portiamo uno solamente. E spesso per me è importante rivederlo, anche dei momenti. Ma diciamo, la mia scuola di cinema è stato guardare i film. È l'unico modo, perché guardavo i film e li analizzavo. Analizzavo la fotografia, poi analizzavo il montaggio, analizzavo la drammaturgia. Avevo dei libri, mi ricordo che quando ho letto la prima volta Serge Lanet mi sono emozionato tantissimo. Quando ho letto Bazin, quando mi sono iniziato, cioè quando ho iniziato anche a leggere, per esempio all'inizio avevo un piccolo manuale tecnico che mi spiegava i campi, i controcampi, le cose così, ma era roba su carta. E poi l'ho sperimentato quando ho realizzato il cantiere, i piccoli documentari. Ma ho iniziato a fare i documentari perché era lo strumento più accessibile per fare cinema. E poi io avevo il mito di Olmi, no? Perché Olmi era un regista completo, che era produttore, direttore della fotografia, e lui si è iniziato con i documentari credo che sono fondamentali, perché così uno si fa le ossa, no? Cioè, per strutturarsi, è importante il documentario, perché alla base c'è l'imprevisto, e credo che sia importante riuscire ad affrontare l'imprevisto. Il documentario ti insegna questo.
Ci sono, se ci sono questioni per Pietro nella sala. Se no, io che sono uguale un po' a tutti gli altri, volevo far vedere la scena del bar della bocca del lupo. L'extrait numero 3, s'il vous plaît, la bocca del lupo. A chi devo fare salute? Chi paga? Tu, vero? Sì, salute. A te niente salute perché non hai pagato. Vabbè, ma io sono lo stesso. Ma sì. Tanto paga lui. Perché tanto paga pantalone. Paga lui, dice che paga. Io non ci... Stasera mi offro la bottiglia di champagne. Mi sento a me. Scommettiamo? No. Perdi. Ma c'è il portafoglio vuoto. Facciamo anche 1000 lire. Mille lire? No, ho sentito la situazione economica. Io a tasca. C'è niente. Oh, non ti danzano su questa bella tasca. Togliete che c'ho caldo. Questo qua non sa che... Vai per indietro. Ti cavo gli occhi, ti cavo. Questo non ti permette di più. Ma che ascolta, ma dove ascolta? Sinceramente, dove ascolta? Che cosa ascolta? A mia pena? Ma che cazzo ne frega a te dove ascolta? Non fate una domanda! Tu sei stato male? A volte sì. E allora fatti grazie tu, non ho capito, che cazzo vai giocando da me? Non ho capito. Ho chiesto, dove ascolta? Ma che te ne frega? No, vai in costura, te lo dico subito. No, io vado in questo, ma vai Te lo dico subito. Fare così con di, che te lo trago di tine. Audio, dai una birra per favore. Una turbo. Ah, ho capito bourbon, perché ho capito bourbon è whisky. Una turbo. Tu bar. Non mi piace. Sono sorda. La mia c'è una bottiglia di champagne, dai che ti faccio una champetta. Non toccare, metti lì. Ti faccio uno shampoo. No, lo shampoo tu faccio io a te, cazzo in volo, lo faccio un shampoo. Quello me lo una sacca. Il gioco del jukebox. Batti il disco e il gioco del jukebox. Invece di rilassato. Tu batti, tu mi dici cosa vuoi sentire. Così così, eh. E io no, mi esibisco. E canto. Che cazzo canto tu? Canto. Allora, se non canti anche. Io canto. Non come te, io canto. Le mani in tasca e canto. Per chi non mi ascolterà, voglio cantare, sempre cantare. Tu vuoi bravo, che pausi di Riccardo Cocciante. Brava. Le mani cocciante. Ma voix, écoute ma prière, écoute mon cœur qui bat, laisse-toi faire, je t'en prie, ne sois pas farouche, quand me vient l'eau à la bouche, je te veux confiante, je te sens captive,
je te veux docile, je te sens craintive, je t'en prie ne sois pas farouche, quand me vient l'eau à la bouche. Laisse-toi au gré du courant, porté dans le lit du torrent, et dans le mien, si tu veux bien, quittons la vie. Bravo, eh. Si fai le corna davanti agli occhi, prima stavi con me, ora fai lo scemo con quella là. Facciamo ricoverare. Non ti perdono questa, eh. Io credevo che mi amavi. Enzo è il protagonista del film, insieme con Mary. E effettivamente ha una fisionomia incredibile, sembra uscito direttamente da un poliziottesco degli anni 70. Come l'hai trovato, Enzo? Ma come l'ho conosciuto? Sì. L'ho conosciuto davanti a questa... Diciamo perché io vivevo... nei pressi di Pré, di via Pré, la zona dell'Angiporto di Genova, e lì cercavamo delle storie, ci guardavamo intorno, e non è che non abbiamo trovato un tessuto sociale, come dire, legato, diciamo era una zona anche popolata da immigrati, un po' cambiata nel tempo, e all'inizio io l'ho conosciuto fuori a un panificio, diciamo, nel senso perché io stavo lì, conoscevo il panettiere, lui passò, e mi mostrò subito i buchi che aveva nelle gambe, delle pallottole, e restai colpito da questa figura perché, diciamo, lui era rappresentativo di un proletariato, di un sottoproletariato scomparso del territorio. Questo mi interessava. Così che ci siamo iniziato a frequentare. All'inizio lui mi accompagnava anche durante le riprese di notte, poi non l'ho portato più perché poi litigava, andava in giro con i coltelli, la situazione era abbastanza tragicomica, come le riprese del Frisco Bar, perché lì avevi poco da controllare, diciamo, una corte dei miracoli, e questo è l'aspetto alchemico del cinema che mi piace, perché a volte basta solamente saper guardare, stare lì e saper aspettare, perché poi lì c'era poco da dirigere. A volte quando dirigi fai anche peggio, perché dici vai a destra e quello va a sinistra. Allora a volte bisogna lasciare andare. Ero abbastanza coperto perché avevo una macchina per il totale e con la piccolina stringevo sui dettagli. E la musica è partita veramente perché era un jukebox vecchio dove c'era ancora la musica degli anni 70, anni 80, c'era l'Ola alla Bush di Westwood, e poi l'abbiamo utilizzato perché... loro ballano alla Bushi, cioè la scena è proprio quella, ed è questo un po' l'aspetto alchemico, sai? Lì siamo riusciti a metterli insieme, però poi cioè, non c'era una vera e propria, come dire, c'era una direzione ma abbastanza limitata, perché lì, poi in quei casi lì a me non mi piace inventare storie, nel senso mi piace essere lì, saper aspettare e portare a casa, è un metodo che... ho iniziato ad apprendere quando ero un ragazzo, quando ho iniziato con il cantiere, che poi in un certo senso è quello che fa anche Gianfranco Rosi, anche il cinema di Rosi, un cinema d'osservazione che fa così, cioè che lavora in quel modo là, e questa è un po' la magia di fare cinema attraverso lo strumento del documentario. E lì era un po' lo stare insieme ad Enzo, perché poi Enzo si è formato, alla fine era bravissimo, era sempre a favore di macchina, sapeva andare a sinistra, a destra, i punti macchina, aveva imparato tutto. Diciamo, lui è stato un Jean Gabin mancato, perché è cresciuto nei vicoli, sarà che da piccolino ha avuto troppe botte in testa, che poi si è trasformato. Però lui, sai, sono quei talenti nati, come gli attori del dopoguerra, erano attori che avevano attraversato la guerra e portavano sui vizi questa storia, e lui portava sui vizi una storia, diciamo, è stato un attore mancato lui. Bisognava incontrarlo a 12 anni e a 20 anni e doveva fare il cinema lui.
solamente che allora ha iniziato a fare il contrabbando, poi ha iniziato a fare il bandito e niente, si è fatto 27 anni di galera. È interessante quello che dici, perché nella scena c'è una tensione incredibile fino a un certo punto, e proprio c'è il momento di liberazione quando arriva Gainsbourg, perché hai l'impressione che se non arriva Gainsbourg arrivano le botte. Guarda, ma lì è stato veramente così, cioè lui che va via con lei, cioè lì non è che abbiamo, anzi io ero anche in imbarazzo, ma chi lo racconta ora a me? Perché poi lui faceva queste cose, uno sta lì a girare, il contratto siamo andati in scena con la donna, lui è andato via in scena. Ah, è partito. E poi l'abbiamo tenuto così, e poi Mary ha detto no, io tollero, posso tollerare, perché a me dava fastidio quando lui aveva a che fare nei vicoli, i trans, le cose, ma lì dice no, a me non fa niente, io invece mi preoccupavo, dicevo se ne va con la Bruna. Ma lui è andato via in scena, così è andato via, cioè, lì non è che è stato, non c'è nessun genere di manipolazione, ma neanche al montaggio, cioè proprio così, l'abbiamo costruito così. Io mi ricordo che ci passai tutta la notte, ero io, c'era chi c'era, non mi ricordo insieme a me, era così, e lui andò via così, e poi l'ho rivisto il giorno dopo, io dicevo dove va, è andato via con queste chiavi in mano. Un aspetto alchemico del cinema, no? Perché a volte pensiamo di decidere, fai così, fai così, ma poi non hai bisogno sempre di alternative. Anche io quella sera avevo pensato tante cose, faccio fare questo e faccio fare quell'altro, ma a volte non è possibile, allora devi essere un po', devi prendere anche, saper ascoltare gli altri e portare quello che ti offre la scena, saper maneggiare in quel momento lì. L'abitudine all'imprevisto, sempre pronti a cambiare, a virare altrove, o sapersi fermare anche. Parli dell'imprevisto, e quando l'abitudine all'imprevisto, quando ti è venuta? È qualcosa dell'inizio oppure c'è stato un momento? Imparato con i documentari, l'ho imparato con i documentari, e questo ne possiamo parlare ancora di scrittura, perché un documentario puoi provare a scrivere delle note, un canovaccio, fai qualcosa, però non è che è controllabile. È l'imprevisto, è che vai lì per incontrare qualcuno e incontri altri, che sono più interessanti, come dire. Pensi di fare in quel modo lì, poi capisci che non lo puoi fare così, e devi trovare un'alternativa. Riuscirsi ad adattare, un po' così. Per me il cinema è questo, non mi pongo la questione di filmare, quello non è, più che altro è una questione di metodo, nel come tu affronti situazioni che non conosci. Già se filmi qualcuno non sai come si muove questo qualcuno. E spesso io non amo, come dire, nel documentario di dare troppe indicazioni sui movimenti. Cioè preferisco prendere quello che riesco a portare a casa e lì impari a montare in macchina. Il montaggio in macchina è quello, perché è inevitabile, perché poi quando torni a casa ti serve il dettaglio, il primo piano, i totali per montare il film. E questo è stato molto importante per me, molto molto importante, riuscire a montare in macchina, imparare a montare in macchina. E poi io non sono di quelli che girano e poi montano, io ho bisogno di montare fin dall'inizio, perché è anche il montaggio nel documentario che mi porta a qualche parte. Cioè è lì che faccio la vera scrittura del film, che si realizza la scrittura del film, nel montaggio, in particolar modo questo per i documentari, per la finzione questo no, è chiaro, perché la finzione è una costruzione scenica, filmica, finzionale, nel documentario no, o perlomeno per le mie esperienze, io parlo di me, non posso parlare degli altri, perché ciascuno può adottare un metodo nel fare film, però sicuramente il mio metodo è un metodo più vicino a quello di Rosi, per come ha sempre lavorato lui, sì, certamente. Anche perché Rosi, io filmo e a me piace filmare. Allora, in un certo senso, stando in camera controllo di più. Se non sono in camera non riesco a controllare, ma anche per gli attori ho bisogno di stare in macchina. Gli attori si sentono più sicuri, si sentono più vicini a me, ho bisogno di stare in macchina, ho bisogno di stare con i tecnici, il monitor mi annoia profondamente. Quando sei andato a filmare Pelescian a casa sua,
Eri tu quindi in macchina e com'è stato prendere la camera in mano davanti al maestro? Ma no, io avevo un Atom minima, che ne ho due oggi, sono abbastanza fanatico di queste macchine, nessuno vuole utilizzarle perché nessuno le sa caricare. Sono delle macchine piccole così che pesano 2 kg e posso girare solamente 6 minuti alla volta. Mm-hmm. Il Super 16 l'ho sempre utilizzato nei miei film perché sono piccoline e faccio presto. E sono delle belle macchine, però il problema è che nessuno le vuole utilizzare perché hanno l'incubo. Ora non sono più in costruzione perché sono delle macchine piccole così. E così ho girato tutto il film. Tra l'altro io ho delle scene in quel film che non avevo i permessi nella metropolitana, mi trovo passare i soldati davanti, la polizia davanti, ho fatto cose assurde in quel viaggio perché non avevamo permessi. Nel caso di Pelescian, diciamo, io ero al servizio di Pelescian, perché io ho sempre avuto il mito del montaggio contrappuntistico, ho iniziato con gli studi del cinema sovietico, Kulashov, e poi sono arrivato a Pelescian, che ha teorizzato il montaggio a distanza, e lì è stato grazie a Ghezzi e a Stefano Francia che siamo riusciti a produrre quel film con Fuori Orario. Io sono partito insieme a Enrico Ghezzi, siamo andati lì, eravamo in tre, insieme a Manuele Vermillo, e siamo partiti e abbiamo realizzato il film in 30 giorni, 20 giorni, 25 giorni, non mi ricordo. Però lì c'era poco da fare, perché Pelescian era il maestro, io seguivo il maestro, allora andiamo al cimitero, andiamo a casa, andiamo a fare la passeggiata al Gorky Park. Per me è un po' un esame di scuola quello, non l'ho mai ritenuto un mio film. È come fare il saggio a scuola, e ho fatto il mio saggio di cinema, che poi ho rimontato ora, ho fatto una versione più corta, che ho tagliato la voce. E anche perché ho continuato a studiare il montaggio contrappuntistico, ho studiato Michael Rom e tutti gli altri. E quella è la scuola del montaggio contrappuntistico. E Pelescian è riuscito a teorizzare il montaggio contrappuntistico. E nel caso di Pelescian è un film che... è un saggio scolastico, è un po' come il mio esame di scuola, di cinema, che ti dicono devi fare la tesi e la fai così, e io ho avuto la fortuna, il privilegio di filmare Pelescian, che a parte che ho imparato tante cose, ed è stata una grande esperienza per me. Guardiamo, ma un film che non ha mai partecipato a competizioni o cose varie, perché non ho mai voluto. Per me è un film... però l'ho ridotto anche, che deve accompagnare i film di Pelescian, se c'è bisogno di accompagnare i film di Pelescian. Guardiamo un pezzo. Je voudrais passer l'extrait numero 5 d'abord. И вовсе предстает божественной музой. Своеобразным переходом от страны советской к России современной стала метафоричная птица Марата Бабина.
Allora, la prima scena è abbastanza impressionante, ma un po' perché c'è una sorta di intimità, no? In questo soggiorno con una televisione accesa e lo zapping, e poi partiamo su una grandiosità incredibile con l'inizio della musica e queste immagini incredibili di pecore che scendono. Quando eri nel soggiorno con Pelescian, come hai lavorato a questa scena? Lo dirigevi andando nel suo modo di camminare, di guardare? Quello che ricordo è sicuramente di lui che passava queste giornate a casa. La verità è come una sorta di arcangelo sigillato, di un grande creativo messo in una gabbia. Questa è la verità. La verità è questa, perché lui soffriva tanto. Considera che il cinema di Pelescian è rappresentato da 160 minuti di cinema, ora con il nuovo film. Diciamo, lui ha sofferto tanto, ha avuto molti limiti e comunque non è stato facile per lui produrre film in epoca sovietica, perché non era neanche figlio di una nomenclatura, era un giovane armeno arrivato a Mosca. Non è che il cinema era possibile per tutti in quell'epoca lì. E diciamo, per lui è stato difficile prodursi. Se consideri Vita e Fine, sono film che ha prodotto dopo il 90. E lui, diciamo, quando l'ho conosciuto io, era ancora, come dire, come una sorta di arcangelo sigillato in un'epoca ibridata. Nel senso, per me, Artavasa ha sofferto molto, perché spesso non si parla di questo. Uno dice il regista, ma dietro ci sono tante storie, e lui poteva produrre molto, molto di più. Nel senso, è stato un talento, come dire, che ha avuto molte limitazioni. E diciamo, Pelescian è conosciuto innanzitutto per aver teorizzato il montaggio a distanza, eccetera. C'è una scuola di montaggio che è quella di Michael Tom, dove c'era questa Ludmila Volkova, una donna bravissima, che io ho provato a fare anche delle ricerche dietro loro, che è stata la prima a iniziarsi con altri registi come Michael Tom, che era, diciamo, una sorta di Rossellini russo che teneva insieme i grandi autori che sono stati Kuzdzieff, Klimov e tanti altri. E Pelescian, diciamo, per il suo montaggio a distanza era vicino a questa scuola di montaggio, che poi il montaggio a distanza è rappresentato anche, è presente anche in altri film. E tu quando l'hai scoperto? In che momento della tua produzione l'hai scoperto? Ma io ho visto Pelescian, credo dopo il passaggio della linea. Poi ho visto per la prima volta i film Pelescian. E poi, grazie a Enrico Ghezzi e Stefano Francia, che loro sapevano di questa mia passione per il cinema sovietico, ho avuto l'occasione di realizzarlo. Sono andato a Mosca, sono rimasto 20 giorni, e poi ho fatto tutte le ricerche d'archivio. Però, diciamo, per me è un saggio di scuola, perché oggi, dopo, ho imparato tante cose. Un ritratto che ho realizzato dopo il passaggio, dopo La bocca di lupo, avevo 32 anni, oggi ne ho 45, ho continuato a studiare il cinema sovietico, perché mi ha sempre affascinato, e così che ho potuto conoscere tutti gli altri. Hai detto che l'hai rimontato adesso? No, Saraf Geyer ha fatto una riduzione, perché non volevo sentire, cioè perché poi ho capito che non c'era bisogno della mia voce, sai, uno poi, a quei tempi era una cosa più didattica per me, poi ho sviluppato un'altra idea. Una versione ridotta, semplicemente. C'è una volta sola nei tuoi film in cui fai una domanda e si sente la tua voce, è in Belle Perduta, no? Quando parli direttamente a Tommaso. Ma perché lì è un film, come dire, dove c'è l'inchiesta, c'è la fiaba, c'è il documentario, c'è tutto. E a me piaceva questa possibilità di avere più strumenti all'interno. C'è un film molto, come dire, che è cambiato tantissimo anche con la morte di Tommaso, è nato in un modo, cioè perché doveva essere un viaggio in Italia sulle tracce di questo libro di Piovene, poi con la morte di Tommaso abbiamo deciso di restare in campagna e di realizzare i film.
Vorrei far vedere l'extremo. Non vedo più niente, non ti vedo più. Vedo solamente me stesso. Adesso? No, non vedo più niente. Ok, adesso il voit plus rien. Pietro, il ne voit plus rien, il vede lui-même. Ti vedi bene? Ora ti vedo, finalmente. Ora mi vedi? Sì, ti vedo. Ok. Perché guardare me stesso... Non... Però hai visto che hai aggiustato un po' la inquadratura, ho visto, quando si è visto. No, perché che devo fare? Nel senso, a me piace filmare, non piace essere filmato, mi piace stare dietro a me. Allora, facciamo vedere l'extrait numero 7, se è bella e perduta, a proposito di filmare gli altri. Ormai la mia storia volge al termine. Il senso è forse dato. O forse no. Ma non importa. Amare la vita è quello che davvero conta. Malgrado tutto, sono orgoglioso di essere un bufalo. In un mondo che ci nega l'anima, essere un bufalo è un'arte. Che ridicola convinzione hanno gli uomini. Essere gli unici ad avere un'anima in questo immenso universo. Ma sono certo che su altri pianeti, lì dove andrò, la pensano diversamente su di noi. Thank you.
È bellissimo, ogni volta che lo vedo ho le lacrime agli occhi, come italiana che non abita più nel suo paese ho l'impressione che queste siano le immagini più belle che siano state girate del nostro paese da moltissimo tempo. E che rapporto hai tu con quella terra? Com'è stato per te girare Belle Perduta? Sono vicino ai posti dove tu sei nato, no? Ma sì, nel senso io ci arrivavo da piccolino lì, perché quando ero piccolo lì c'erano anche, ci andavano i tombaroli, era una zona di tombaroli e io tornavo dopo i tombaroli a vedere cosa lasciavano, perché era pieno di tombe, tutta la zona dei Calvi di Sorta fino a Capua, dei Mazzoni, e da piccolo ci andavo con mio fratello con la bicicletta, arrivavo fin lì, facevo chilometri per arrivarci. No, più che altro guardando questa sequenza ci vedo tante cose. Mi ricordo che allora eravamo arrivati alla fine del film, che non avevamo più una lira, abbiamo girato con pellicole che avevano 30 anni, roba veramente da pattumiera, è bello vederlo così, è bello la grana, è bello tutto, perché mi ricordo che quando filmavo Sergio tra le bufale, Sergio Vitolo, era assurdo perché diciamo lui si è buttato in mezzo a queste due, però poi il bufalo è un animale dolcissimo, intelligentissimo, che ricorda tutto e sono molto dolci come animali. E niente, penso a quando ho girato l'ingresso del bufalo nel carro, ero io lì in macchina, avevo lato minima, c'era Roberto Rinalduzzi con me che faceva i fuochi, chiaramente spaventato, si è buttato da dietro, e avevo questo bufalo da un quintale che mi veniva. E mi ricordo che lì non è che avevamo dondi, e io normalmente in passato per fare le riprese dall'alto mi adattavo sempre sui trattori e facevo queste riprese dall'alto con i trattori. Penso lì anche che abbiamo Tommaso Cestrone, ed è stata la prima volta che l'ho filmato quel provino, che mi ricordo che in avventurosa avevamo comprato delle cucche, eravamo felicissimi di queste ottiche che l'abbiamo provate per la prima volta con lui, e il film ha raccolto tutto questo. Quello che mi manca di più, mi mancano un po' i fossi di quella terra, perché c'erano sempre questi risvegli con la bruma la mattina che facciamo, quello mangiavamo nelle campagne, e quello che mi manca di più è di buttarmi nei fossi con la cinepresa, era quello che mi piaceva di più fare, perché per me i fossi, no, accompagnarmi nel fosso, nella campagna, nella terra, era bellissimo, perché a me piace molto girare in esterno, anche gli interni, però gli interni soffro un po', preferisco sempre portare il film fuori. E la campagna, quello è un territorio straordinario, perché è una terra da 3 raccolti l'anno, una terra ricchissima che è stata violata, ma sai, la terra comunque si rigenera, l'uomo crepa, ma la terra si rigenera con il tempo, questo è il paradosso, cioè, una terra la storia millenaria, cioè ci sono passati, è stata sempre, ci sono i Mazzoni, e diciamo è una prateria che arriva fino al mare, è la bassa del Casertano, un po' come una piccola pianura padana ma che giunge al mare, e niente, mi manca tantissimo anche a me, cioè pensavo a tutte le cose più assurde che abbiamo fatto, cioè pensavo agli ultimi rulli, quando si vede Pulcinella tra le bufale, c'erano rimasti 2 rulli di roba che aveva 30 anni, XR, pellicola non prodotta da 25 anni, credo. Beh, roba che a volte raccontarlo sembra assurdo, perché normalmente ci sono registi che buttano la pellicola dopo aver girato 20 metri, non utilizzano più le scatole, noi invece utilizzavamo tutto, facevamo 7 metri, cioè per me è quello che mi mettono in mano, giro, nel senso, e fa parte anche del rischio questo, che puoi sbagliare. È un rischio, è sempre un rischio. E questo film è nato un po' così. Cioè si è sviluppato nel tempo, non avevamo più soldi e lì non avevamo più pellicola, ma bisognava continuare a girare, giravamo con la scaduta. Ma è stato fatto tutto con pellicola scaduta. È stato un grande esperimento per me. È stato importante anche la troupe. Salvatore Landi, che ha fatto la fotografia, che mi stava accanto, che è un angelo. C'era Tiziana Poli che mi aiuto, c'era Sara Fgaia che ha montato il film, era una bella squadra. E lì è stata la prima volta che ho preso un finanziamento pubblico al Ministero per questo film.
Anche la scena di Pulcinella è girata con pellicola scaduta? No, lì avevamo comprato, avevamo 5 rulli nuovi, perché gli interni, diciamo, ne avevo sbagliati già qualcuno, allora dicevo, lì avevamo un po' di pellicola fresca. Avevamo della 500 fresca, perché chiaramente quando hai degli interni è difficile. Certo. Gli esterni va bene, ma gli interni... No, probabilmente in mezzo era finita anche della pellicola scaduta, perché avevo molta Fuji. Perché allora aveva chiuso la Fuji e avevo comprato tutta questa pellicola che, diciamo, era già scaduta in vendita. Però non era così scaduta come alla fine, dove c'era pellicola che aveva 25 anni. Cioè, roba veramente immaneggiabile. Cioè, nel senso che non è possibile usare. Non so come abbiamo fatto. Magia. L'aspetto alchemico, forse, per fare cinema. Ma quindi questa immagine l'hai scoperta quando? Questa è, come dici tu, la grana dell'immagine con la pellicola scaduta? Ma io la pellicola, diciamo, già da piccolino sperimentavo con i proiettori, sono stato sempre fanatico. Ho iniziato con il 16 mm, prendevo le pellicole, le coloravo, le cancellavo, poi le lanciavo nel proiettore, poi le rilanciavo, le cambiavo, utilizzavo le anilline. Già da piccolo ero fanatico di queste cose. Però non potevo permettermi di girare in pellicola. Io ho iniziato, però ho avuto la fortuna che tutti i miei film sono stati poi finalizzati in 35 mm, perché andavano in sala, e poi con il silenzio di Pelescian, diciamo, lì mi sono comprato un'Atom Minima, che è questa macchina piccolina che ho ancora, che utilizzo ancora, ne ho due, anche se sono rotte, nessuno le vuole utilizzare queste macchine, e poi non esistono più meccanici. Per esempio anche in Belle Perduta, all'inizio di Belle Perduta che abbiamo visto, c'è questa macchina che è il bufalo, lo soggettiva del bufalo, una macchina con una reflex Super 16 che io ho modificato e l'ho fatta diventare a manovella, e utilizzavo così la macchina a manovella per lo sguardo del bufalo. E allora mi divertivo a fare queste cose, montare, costruivo anche quando ho realizzato La Bocca del Lupo, mi sono costruito un telecinema per riversare tutti i materiali, mi sono messo lì una settimana, ho costruito un telecinema. Cioè, roba rudimentale, che archeologia di un telecinema, che ne so, però mi funzionava per vedere le cose. Nel senso, di necessità virtù. C'è una domanda che, aspetta, ti traduco in italiano. Allora, è possibile di chiedere a Pietro Marcello di parlare un po' di quello che chiede al suo pubblico? Credi che ci sia un patto da accettare tra il suo cinema e il suo pubblico? In che senso? Cioè, nel senso, non so, non l'ho fatto per io. Il pubblico, certo, ma il pubblico è un pubblico, il pubblico è sempre, noi siamo il pubblico, e in un certo senso un pubblico va accompagnato. Se possiamo pensare alla televisione in Italia. L'Italia è un paese in analfabeti, dopo la guerra ancora, e l'alfabetizzazione è arrivata attraverso la televisione, che era il discorso che faceva Soldati e tanti altri. Poi la televisione si è trasformata, e la televisione è diventato lo specchio aberrante della nostra società. Abbiamo avuto Berlusconi, allora in che modo dobbiamo rappresentarci? Nel senso, questa è un po' la questione. Il pubblico va educato come vanno educati i bambini, attraverso l'istruzione. Si parte da, i bambini quando nascono sono tutti uguali, anche il pubblico quando nasce è il pubblico, no? che porta una cultura, una formazione, però poi siamo noi che offriamo delle immagini. Io mi pongo molte questioni del filmare, più che altro, quando filmo, che cosa filmo, perché filmo, riguardo a come filmare un bambino, specialmente quando filmi persone un po' così, è importante porsi questioni etiche, morali, e lo stesso credo per fare un film. È una questione anche di necessità. Per questo penso, per me è stato sempre importante fare inchiesta, per capirci qualcosa, poi anche la possibilità di tradire l'inchiesta, ma ho bisogno di conoscere quello che racconto. Questo è importante. E sì, il pubblico sì. Più passa il tempo e più mi pongo più questioni riguardo a raggiungere una semplicità anche. Ma sono in ricerca anch'io come tutti gli altri. Nel senso, non mi sento definito, faccio tanta autocritica, è sempre un momento di crescita. Allora
anche quando realizzavo Martin Eden pensavo al melodramma popolare, pensavo ai film di... pensavo, mi sono ispirato allo Zappatore di Mario Melola, un film che non tutti conoscono, un grande film, un grande sceneggiato, ho pensato a lui, ho pensato al muralismo rosa, ho pensato a Castellani, pensavo a registi così, pensavo al romanzo popolare. Oui. Anche solo... Perciò però credo che sia importante che gli autori sono anche liberi, no? Di sviluppare, di sperimentare, perciò nel senso è vero che bisogna pensare al pubblico, però bisogna anche sapere dire no, non sono come gli altri, voglio essere diverso, cioè sono, di base sono libertario, perciò nel senso il pubblico è importante, bisogna rispettare il pubblico, ma bisogna rispettare innanzitutto se stessi, è un'idea di cinema, di necessità di fare cinema, nel senso io credo che abbiamo una grande responsabilità chi fa cinema, no? Nel senso, e oggi prevale l'individuo, e la cultura del narcisismo, anche nel cinema un po' così, nel senso ci sono registi che si sentono nel mondo e altri registi che si sentono altrove, perciò non credo che siamo tutti uguali, si può fare un discorso, come dire, collettivo, è inevitabile questo. Ma forse questo proprio, adesso non, la domanda viene dalla rete... Però forse è proprio questa l'idea del patto fra il pubblico, no? Che rispettare un pubblico vuol dire anche rispettare la propria visione di cinema, proporre una visione libera di quello che si... la tua visione libera di regista e permettere al pubblico di essere libera, di accettarla o no. C'è una questione del pubblico? Anche se non l'ho capita benissimo questa domanda, mi piacerebbe rispondere meglio a questa domanda. Forse se... Nel senso perché... Se Fabio Mancini è ancora all'ascolto, come si dice in televisione, può riscriverci. Se no c'è un'altra domanda? Pourrait préciser les caméras qu'il a utilisées, parce que si j'ai bien compris, il a parlé de caméras Super 8 et après, quel type de caméra il a utilisé pour Bella et Perduta et puis peut-être aussi pour Martin Eden, ça m'intéresse. Hai sentito? Oui. Allora, oui. Sì, ho tante macchine mie, perché diciamo sono abbastanza fanatico, ho tante macchine, nel senso io di base ho sempre girato in 16 e su Bella e Perduta e su Pelechan, ma anche su Martin Eden ho due Atom di proprietà, due Atom minima, che sono le macchine piccole, e poi per copertura, per il totale, utilizzo la 416. Ho sempre lavorato con le Cook, ma ho anche piccole Hard Reflex, piccole Bolex, ho tutto. Nel senso le ottiche, ho la passione, ho una camera oscura con la sviluppatrice, mi sviluppo la pellicola, e nel caso di Bella e Perduta ho utilizzato le Cook, delle vecchie Cook, e avevo un Atom minima, avevo una 416, ma l'Atom minima era comoda perché mi permetteva di filmare veloce, l'unico motivo, la utilizzavo da solo perché nessuno voleva caricare i magazzini, e gli assistenti operatori hanno l'incubo di questa macchina. C'è un'altra domanda, sempre che viene online, grazie per la masterclass. Come, how did you make the film about Pelechan effect? Okay. Qual è stato, come ha influenzato aver girato con Pelechan poi le riprese e il montaggio di Bella e Perduta? Beh, diciamo che nel caso di Pelechan, ripeto, per me è stato proprio l'esame scolastico che ho fatto, la tesi di quello che fa il centro sperimentale, io mi sono fatto l'esame da solo, mi sono messo su. Riguardo a quanto mi ha influenzato, probabilmente sono stato influenzato dal montaggio contrappuntistico, cioè diciamo io ho anche altri riferimenti riguardo al montaggio contrappuntistico, innanzitutto è Michael Rom, che è stato diciamo un maestro di un determinato cinema, e lui era anche legato a questo montaggio a distanza. Quanto ha influenzato? Ripeto, per me è una questione di metodo, non di modelli. Per me molti registi hanno dei metodi, perciò quello che mi interessa è il metodo, più che avere i modelli, perché poi bisogna fare ricerca e continuare a fare ricerca. Io sono tutt'oggi
alla ricerca, nel senso mi nutro del dubbio, perché per me il dubbio è l'infantile. Però quando fai cinema non puoi essere insicuro, questo non è possibile. Essere insicuri non è possibile quando fai cinema, ma sicuramente nutrirsi del dubbio credo che sia quanto sano. E io sono ancora alla ricerca anche. Cioè credo innanzitutto quello che faccio è un grande archivio. Per esempio ora in questo momento sto realizzando un film, che è un reportage, che è un viaggio in Italia, che ho realizzato insieme a Alice Rohrwacher e Francesco Munzi, che è un vero e proprio reportage. Noi siamo al servizio del film, siamo degli esecutori, è un messaggio che fanno i ragazzi al futuro, alle nuove generazioni. Sono ragazzi di 18 anni e sono molto felice di questo film, che è un film collettivo che facciamo insieme, siamo degli esecutori al servizio del film. E in questo caso qua non c'è l'individuo e c'è solamente l'obiettivo che è il film. Allora uno guarda le spalle all'altro, un film dove tutto va insieme. Questo è molto interessante, questo è possibile solamente quando si fanno film. Utilizzare la parola sociale mi sembra un po', però dove c'è un obiettivo, c'è una ragione, c'è una necessità, e io credo che non possiamo fare solamente film per noi stessi, dobbiamo anche fare qualcosa per gli altri, perché comunque è già un privilegio per noi essere registi, un vero e proprio privilegio, e credo che ogni tanto è importante pensare anche all'altro, mettersi al servizio dell'altro. Per me era importante realizzare un film sui giovani, l'abbiamo fatto insieme a Francesco Alice, siamo molto contenti perché ho imparato tante cose, siamo stati lì ad ascoltare i giovani. Chi sono questi giovani? Se guardi la televisione senti parlare solo vecchi, e sono molto contento di questo, molto molto contento. Senti, prima parlavi del pubblico che va anche accompagnato e che bisogna... deve esistere un'educazione come esiste per altre materie. Quest'anno il fatto che molti spettatori, ovviamente il luogo quando non c'è questo accompagnamento scolastico, diciamo, è la sala che fa, la programmazione delle sale che fa questa educazione. Adesso che gli spettatori sono un po' lasciati al modello... da un anno a questa parte, in cui l'unica opzione per vedere film sono film che esistono online, quindi su delle grosse quantità di scelte, eccetera, eccetera. Secondo te questo anno avrà un impatto nelle persone che guardano cinema? No, probabilmente questo è un momento di grande autocritica e riflessione per chi fa cinema. Nel senso, io credo che noi che facciamo cinema abbiamo una grandissima responsabilità, perché in ogni momento scompaiono le sale. E la verità è che bisogna imparare a dire no, di essere diversi, di non accettare, di non essere come gli altri. Imparare a dire no, non sono come voi probabilmente. E credo che abbiamo una grossa responsabilità, probabilmente anche l'epoca, no? L'epoca dell'individuo, e si combatte solo per se stessi probabilmente. Invece bisogna pensare che i cinema scompaiono, e noi che facciamo cinema abbiamo una grande responsabilità. Allora, questo è probabilmente uno dei momenti più assurdi, perché non c'è relazione tra pandemia e cinema, e credo che la sala è la sala, per riempirsi la vista, ripetiamo. E non ho grande fiducia nelle piattaforme, non ci credo e non voglio farlo. Cioè, preferisco fare film con i francobolli che essere al servizio degli altri dove tutto è deciso, e io voglio decidere per me stesso. E voglio continuare a saper dire no, non voglio farlo, non voglio essere come voi. E credo che molti altri, cioè credo che un momento di riflessione, di saper scegliere, no? Perché per fare cinema, non è vero che per fare cinema c'è bisogno di avere soldi, denaro, ma io sono felice di aver fatto anche film con pochi soldi. A volte fare film con pochi soldi è meglio, perché ha più libertà. Cioè il sistema è... Oggi ci sono solamente le piattaforme, e credo che quello che avverrà, spero, che sarà una grande scissione, dove ci sarà chi continua a fare il cinema in un certo modo e poi ci saranno le piattaforme, ci sarà tutto questo. Tu come produttore hai già provato a lavorare con delle mai. Piattaforme? Mai. Mai, mai. Fin quando, e spero di non farlo, spero vivamente. Poi mi posso sempre...
posso decidere sempre di fare altro, ma non credo che non... No, ma in fin dei conti io sono libertario, non mi frega niente. Quello che penso invece è che abbiamo responsabilità, perché i cinema scompaiono, ogni momento scompaiono, sì, diventeranno supermercati, bingo. Non c'è più bisogno del cinema. E cosa, in che senso responsabilità? Cioè, il sistema non ha più bisogno del cinema, perché comunque... Ora hanno bisogno di recuperare l'economia, avranno bisogno di supermercati, avranno bisogno di bingo. Questo è chi può difendere il cinema è solamente chi lo fa. Ma quando parli di responsabilità è questo, difendere il cinema o... La responsabilità è che realizziamo dei film, poi dove vengono visti questi film. Ma non è solamente il mio caso, è nel caso di tutti. Poi c'è quello che... vende l'anima e dice ok, che cosa avete bisogno di me, faccio quello che volete. C'è chi mette su film da 100 milioni di euro, c'è chi subito si mette al servizio delle piattaforme o chi fa altro. Questa è la verità, quello che avviene. E quello che avviene un po', io ho sempre pensato questo, anche un po' del cinema italiano o del cinema in generale, dell'industria, che è come un grande transatlantico. Non importa quanto sei bravo, l'importante è che il transatlantico viaggia fin quando non si ferma. Poi ci sono quelli che vanno a vela, ma per andare a vela ci vuole una barca a vela, una barca a vela costa un po'. E poi ci sono i naufraghi, e i naufraghi vanno, e lì è il destino. Io sono un po' fatalista e dico ok, fin quando va, ma è un po' così l'idea che mi sono fatto di cinema. E poi a me piace farlo il cinema, cioè poi ne parliamo anche, ma mi piace farlo. Fin quando sono lì, poi per me i film devono avere una vita propria. È come quando vai in un grande museo che guardi un quadro che ami, chissà, è di un anonimo, ma lo continui ad amare quel quadro. Allora i film devono poter viaggiare, ma anche soli. Poi è importante accompagnarli, ma credo che sia importante che hanno una vita propria, no? Poi quello che conta per un film è come invecchia, no? Ci sono film nella storia del cinema che hanno avuto grandi premi e sono stati dimenticati. Oppure film che sono stati oscurati alla nascita e sono diventati dei riferimenti. Perciò il film... si può difendere anche da solo. Io l'ho visto con Martin Eden, no? Che in America ha viaggiato tantissimo il film, ma era un film che non, come dire, una produzione sgangherata che ha fatto sto film e ha viaggiato, e dove non aveva endorsement o non aveva qualcuno che spingeva. E il film viaggia lo stesso. Allora per me quello che conta è come invecchia un film. Se il film invecchia bene significa che ha una sua identità. Allora, Martin Eden, che è la tua produzione più grande a livello di budget, certo distante dal budget di quando hai iniziato col passaggio della linea, hai prodotto, hai diretto, hai lavorato anche allo script, alla sceneggiatura? Certo. Lo rifaresti? Faresti di nuovo tutto insieme? No, mi piacerebbe rifarlo meglio, sicuramente, è normale. Ma lì è stato molto difficile per me, perché è stata una follia totale insieme a Maurizio Braucci, perché noi siamo partiti, io dovevo realizzare un altro film, poi ho detto ok, facciamo Martin Eden, Braucci me l'ha fatto leggere, che avevo 20 anni, mi disse leggi sto libro, ti piace. E dopo 20 anni l'abbiamo prodotto insieme, ha detto ok, proviamoci, abbiamo avuto uno sviluppo. Abbiamo scritto, nessuno ci credeva, che diceva questi sono dei pazzi, si mettono a fare Martini. All'inizio dicevamo come facciamo a fare Martini? In America non è possibile, non abbiamo una cultura così. Non abbiamo una cultura letteraria della marineria in Italia, adattiamola a Napoli, perché è un territorio che ha fatto, diciamo che il padre della sceneggiatura, abbiamo fatto un primo adattamento, poi abbiamo continuato e ci siamo imbarcati in questa avventura, che è stata un'avventura per me, come dire, abbastanza impegnativa, perché poi avevo prodotto film, erano piccoli film, lì invece mi trovavo a giocare, come dire, e avevamo una sceneggiatura molto più lunga, e per questioni sia produttive, economia, non siamo riusciti a girare tutto il film, sono rimaste fuori molte scene di questo film, perché all'inizio era una sceneggiatura di 300 pagine, poi pian piano è iniziato a scendere. È stata una follia, cioè, poi siamo riusciti a fare il film, io sono contento di Martin Eden, cioè sono contento, come può essere contento qualcuno che lo fa, perciò sempre nei limiti del possibile, ma nel senso è stata una follia, e non credo che
si può fare allo stesso tempo produzione, regia, questo e quell'altro. Non credo che sia sano. Allora, fin quando si producono piccole cose va bene, mettersi sul groppo un film così grande è un suicidio carpiato al contrario. Io posso solamente ringraziare le persone che mi sono state accanto, che mi hanno aiutato, supportato, tollerato. C'è una domanda, il y a une question dalle public ici. Deux questions. La première, est-ce que vous pourriez revenir sur votre façon de démonter des caméras, de transformer leur mécanisme, et quel risque vous prenez en travaillant au cœur même de la machine cinéma? Je trouve ça vraiment passionnant, surtout pour les écoles de cinéma. Et la deuxième question, c'est la question à propos de la folie dont vous parlez, de l'ordre et du désordre. Comment est-ce que vous naviguez entre l'ordre et le désordre, la folie et la raison, et dans quel moment vous arrivez à cerner, à captiver ou capter ce qui vous semble plus important? Est-ce que c'est en particulier au moment du montage et ou du tournage? Ok, alors, riguardo alle camere, ogni tanto l'ho aperte, però è molto pericoloso aprire. A volte ho fatto anche dei guai, chiaramente, no? Nel senso, però nel caso dell'Arriflex è stata modificata una Super 16 con il crank. E spiego, ho messo un pignone con a spinta a manovella per muovere meccanicamente questa macchina, questa cinepresa. È un po' difficile da spiegare. Però riguardo all'ordine e il disordine, credo di essere anche alquanto pragmatico quando ho bisogno di organizzare. E per me fare un film è come mettere su un'armata, una strategia. E nel caso dell'ordine e del disordine, se ti trovi nel disordine hai bisogno di mettere in ordine. Quando c'è troppo ordine anche un po' mi annoia un po'. Ho bisogno dell'imprevisto, ho bisogno di poter sperimentare in scena, questo sì. Ho bisogno anche di poter adattare sempre il film, è quello che ho sempre fatto. Poi spero di aver risposto bene, di aver capito la domanda. Probabilmente non ho capito. No. Ho capito, spero. Hai capito, sì. Je voudrais montrer l'extrait de Martin Eden, c'est l'extrait numero 8, aussi, poi per parlare di attori. Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long, loin de la maison, j'ai pensé à toi. J'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi un bon café, j'ai une histoire à te raconter. Il était une fois quelqu'un, quelqu'un que tu connais bien. Il est parti très loin, il s'est perdu, il est revenu. Caraïl. Un grave guasto al motore della nave ci ha costretto a deviare verso il porto di Genova. Qui l'armatore ha deciso di ridurre l'equipaggio e così ho interrotto il mio contratto d'imbarco. Al mio rientro a Napoli ho subito iniziato a cercare un nuovo lavoro e alla fine, grazie a Nino, un mio caro amico, ne ho trovato uno in una fonderia. Detto ciò, volevo invece informarla della mia incessante marcia nel regno della conoscenza. Leggo come un pescatore insaziabile e annoto tutte le parole nuove che incontro. Le faccio mie amiche e le frequento, le ripasso.
e quando posso le utilizzo per i fenomeni che si mostrano nei miei occhi. Così, a scopo d'ulteriore esercizio, ho composto delle poesie che le invio con questa lettera. Non le giudichi troppo severamente. Sono solo dei giochi di parole con cui spero di renderla un po' orgogliosa del suo ora lontano discepolo. Appena sarò di ritorno, le parlerò di un'idea riguardante la mia vita futura e che si è messa a dare luce ai miei pensieri. Ti stai affaticando troppo, fassirotto mio? Eh? Qua la gente viene a lavorare e non a farsi le seghe. Gentile signor Eden, grazie per la sua lettera che ho accolto con grande gioia. Io sto bene. La vita scorre e le mie giornate si consumano nella monotonia dello studio. Ho letto con piacere le sue poesie e trovo che siano un esempio di diligenza e di grande dedizione. Tuttavia, non so se posso darle un giudizio artistico, perché l'argomento dei suoi versi sfugge alla mia esperienza. Ma so che tutto quello che lei scrive è vero e che lei lo ha visto con i suoi occhi. Oh, Martin. Io c'è sta. Ci schietta a me fatica tutta la giornata. Ci trattano una chiave. Tutte quelle che guadagniamo bevo. Non c'è sta manca una femmina. Sono tutto visce male. Mo ci facciamo nata se manella. A roppo ce ne andiamo a Napoli. A Napoli? Io non tengo a nessuno che mi aspetta a Napoli, Marti. A Roca. Meglio a fu barbone. Meglio un barbone vivo che non schiavo morto. Che succede? Niente, mo salve. Ma Robusano, poco, maronna mia! Ma Robusano! Mi rotto cazzo! Mi rotto cazzo! Non ce la fai! Rotto cazzo! Mi hai rotto! Ma non andiamo! E vattene qui! Vattene! Taravagava! Mi rotto cazzo! Non voglio farci niente, non voglio farci niente! Andatevi! Facci sfastriare! Tutti e due! E la settimana non ve la pago! Chiaro? Prima che mi dai, questo. Dove? Prendi prima. Da me? Chi ci sei stato che mi darà, oi? E chi ci sei stato tu? Monnezza! A rotti il culo, figli di mia! Voglie turna, voglie vere, come tempo porre. Aspetta, ti faccio prima le domande che ci sono e poi ritorniamo a parlare dell'estratto. C'è una domanda del pubblico? Un
voyant cet extrait de Martha Eden, je pensais à quelque chose que vous avez écrit, je crois, que vous mettiez, je m'exprime assez mal, mais à égalité, vos repérages, les archives, les scènes mises en scène ou les séquences mises en scène. Il y a cette idée que vous travaillez avec ce matériau en mettant tout à égalité. Je trouve ça assez passionnant parce que on pourrait dire non, les repérages, ça compte pas, les archives, c'est pour la préparation, mais il me semblait que vous mettiez tous ces éléments en dialogue. Hai sentito? Ma sì, ma certo, è quello che mi piace fare, che ho sempre fatto, probabilmente perché ho avuto sempre limitazioni. E in un certo senso questa limitazione mi è stato d'aiuto per imparare a mettere insieme le cose. Cioè, nel senso, io non credo in un cinema perfetto, credo in un cinema anche imperfetto. Per me è tutto archivio, nel senso diventa già archivio, cioè per me Martin Eden è diventato già un archivio. Nel senso, non ho un'idea, non sono fatto, cioè credo che lo strumento del cinema è quello che facciamo, è uno strumento a base comunicante, dove c'è la possibilità di mettere tutto insieme. Credo che l'archivio può essere rimanipolato in tutti i modi, come anche le immagini che realizzo io. Probabilmente un giorno saranno archivi, nel senso, per me è tutto archivio. Non faccio differenza lavorare sull'archivio oppure lavorare, perché a me piace girare, mi piace avere la macchina in mano, mi piace anche lavorare con gli archivi e mi piace anche montare. Mi piace avere la possibilità di utilizzare più risorse, più strumenti, più palette, più tutto. C'è un'altra domanda che viene dalla rete. Allora, te la traduco. Oggi il cinema mainstream è diventato un dispositivo fatto di disciplina e sorveglianza. Come vivi la tua condizione d'autore in un panorama cinematografico sempre più normalizzato e mercificato? No, ma io non mi pongo proprio la questione. Nel senso, è vero che bisogna fare dei compromessi, ma non ho mai avuto di più. Cioè, non ho sempre amato essere più marginale possibile. Anzi, a me non è che mi interessa tanto fare film. Anzi, mi piacerebbe scomparire pure, cioè di non esserci, di fare i miei film e di mandarli così. Cioè, mi piace parlare di cinema, mi piace molto stare con i giovani, condividere quello che faccio con gli altri, questo sicuramente. Mi piace più nella pratica di condividere. Per esempio, mi piacerebbe insegnare tantissimo, creare una scuola con Maurizio e con tante altre persone, una scuola di arte e mestieri, questo mi piace, però in sé non mi sono mai posto la questione, perché ho imparato fin da piccolo a dire no, non ci sto, non voglio essere così, e credo che le persone devono imparare a dire no. Perciò non mi pongo proprio la questione della merce. Questo l'ha fatto Debord nel 75 quando parlava di cinema, nel senso. Ma oggi è diverso, perché ora con la pandemia è diverso. È la vittoria del totalitarismo, nel senso, un po' come immaginare i tempi che andremo in giro con i passaporti, saremo tutti controllati, in un'altra epoca. Bisogna essere diversi, bisogna essere. La parola controcorrente è un po'. Bisogna fare, bisogna continuare a fare, anche dal basso, anche piccole cose, bisogna continuare a fare film, in tutti i modi, con tutti gli strumenti. Nel senso, io non ho, per me è stato sempre qualcosa di alquanto normale, nel senso di tutt'oggi, ora un po' più, come dire, di garanzie, posso continuare a produrre, a fare le cose, ma io mi pongo molte questioni anche riguardo a quello che faccio. Nutro dei dubbi, però sicuramente non è una questione mercantile solamente fare cinema, non è affatto questo, non è affatto, bisogna partire dal basso, bisogna partire dalle sue origini. In fin dei conti spesso si dice che il cinema è la settima arte, probabilmente lo è stato ai tempi
del muto, poi si è riprodotto in un altro modo, è diventato altro. Nel senso, il cinema si può fare in tanti modi e ciascuno lo fa come vuole. Nel senso, però, credo che bisogna imparare a dire no, a essere diversi e fare rete, questo è importante. Credo che è importante fare rete. Ora c'è la rete, ma si comunica sempre meno, anche perché quello che è rivolta è qualche cosa che ha delle spinte che vengono sempre dal basso. Tutti i momenti storici, no? Di passaggio, o quando è successo veramente qualche cosa, è perché c'era una motivazione, una necessità. E bisogna ritornare a riflettere. Bisogna ritornare a riflettere, a fare dal basso, in qualsiasi forma, in qualsiasi modo. Però non credo che come dire, è come il Fausto e il Mefistofele, bisogna saper scegliere da quale parte stare. Poi uno si può anche sbagliare, bisogna imparare a fare autocritica. Io tante volte mi sono sbagliato, però bisogna sapere dove stare, dove sedersi. C'è un'altra domanda che fa eco a quello che hai appena detto. E chiede com'è stato il passaggio da una fase di lavoro in cui avevi, come dicevi, molta libertà e pochi soldi, a quando sono arrivati i soldi, quando sono arrivati i finanziamenti, hai sentito delle costrizioni maggiori o no? Allora, credo che il cinema sia fanfarrone alla base, cialtrone, diciamo all'italiana. Il cinema può essere fatto in un modo molto cialtrone, questo lo sanno tutti, lo sa chi lo produce, chi lo fa, e bisogna evitare il più possibile di fare un cinema cialtrone, tutto qua. Io credo che, come diceva Renoir, il cinema si fa con gli amici, è così, e credo che è ancora possibile fare cinema con le persone che amano realmente il cinema, questo è il problema. Poi e riconosce, io non sono un fanatico degli esperti del cinema, ho molti dubbi riguardo ai professionisti del cinema, gli esperti, i professionisti. È un po' come quella poesia di Ossenbach che diceva: dilettanti di tutte le circoscrizioni, unitevi per diventare qualcos'altro. Nel senso, non credo negli esperti, sempre questa cosa, ci vuole l'esperto, il professionista del cinema, perché dove sia un grande circo il cinema, è un po' come il transatlantico, gli dice, partono tutti, poi chi resta, chi scende, le mosche al miele, un po' così, nel senso probabilmente è meglio fare film con budget più bassi, specialmente quando, perché è chiaro che più aumenta il budget e più... Poi parliamo di budget, ho fatto un film, ho realizzato Martinino con 4 milioni, cioè, no, è un film che lo vedi così, sembra che è costato molto di più. È chiaro che non può comparare con film che sono costati 100, 150 milioni, 200 milioni, ma con quei soldi è meglio farci gli ospedali da campo, farci qualcosa di più. Io non credo in film con budget così alti, sono contrario, non decido nulla io. Nel senso, però, credo che si possono produrre molti film con un film unico che è costato 150 milioni, 200 milioni. Nel senso, quelle sono operazioni bancarie, sono film scritti al tavolino, no? Per esempio, se pensi al cinema inglese, dove è morto il neorealismo con il cinema degli arrabbiati, poi boom, con la Thatcher è finito tutto, hanno inventato questo cinema anglosassone controllato. Io vengo dal sud, non credo che il cinema si può fare solamente in quel modo, anzi mi fa abbastanza orrore. Beh sì, c'è stato quello, però adesso non è solo l'Inghilterra che soffre di questo problema. No, ma non è solo l'Inghilterra, è in generale tutti. Io faccio un esempio dove è finito il nostro neorealismo con il cinema degli arrabbiati, no? Che era una visione, sì. Io amo tantissimo quel periodo del cinema inglese, nel senso penso a film straordinari che associo anche al cinema. È una continuazione, perché poi il bello del cinema è che ci siamo sempre mischiati, i francesi con gli italiani, gli inglesi, i russi e tutti gli altri paesi, nel senso è stato sempre un po' così. La contaminazione, questo è avvenuto anche nella musica, in tutte le arti applicate, e questo è il bello di mischiarsi, no?
e l'elogio anche dei popoli, no? Tutti insieme. E anche il cinema è bello che si è sempre mischiato. Sì, no, questa secondo me è una cosa importante, perché giustamente adesso, in un periodo in cui la produzione cinematografica, troppo spesso le coproduzioni sono artificiali, cioè sono proprio messe lì soltanto per costruire, quello che dici di mischiare diventa ancora più importante, no? Di creare veramente delle collaborazioni. Ma non è possibile, non è possibile, perché cioè il cinema oggi si decide nelle banche, sui tavolini. Normalmente io non ho mai avuto produttori, oggi mi cercano perché ho fatto dei film, ma prima nessun produttore mi ha mai chiesto di fare qualcosa. Perché? Perché oggi i produttori non cercano l'autore, ma cercano, per rispettare le committenze, cercano gli esecutori. Non hanno più bisogno di autori, hanno bisogno di esecutori. L'esecutore al servizio di un sistema. Di un investimento. Delle commesse, parliamo di merce. C'è una domanda? Qualcosa ben possibile. Sì, allora io volevo tornare sulla questione del pubblico, perché c'è stata la recente polemica in Italia di Gabriele Muccino, che si è scagliato un po' contro l'industria tutta, chiedendosi come si possa riportare il pubblico in sala in questo periodo, quando l'industria tende a valorizzare e premiare film che il pubblico o non conosce o non apprezza. Quindi il tuo punto di vista su questa questione. E la seconda domanda, prima hai accennato a un progetto a cui stai lavorando in Francia, se ci puoi dire qualcosa di più in merito. Grazie. Allora, riguardo alla polemica di Muccino, io non seguo queste cose e poi non conosco neanche bene il cinema di Muccino, perciò non vi posso ho ben poco da dire, ma credo che ci vuole un atto un po', non voglio dire l'elogio della rivolta, ma bisogna portare, per esempio mi piacerebbe se partono iniziative un po' più, come dire, che partono dal basso, di portare il cinema nelle piazze. Per esempio ora c'è il Covid, non credo ci sia relazione con la pandemia, ma di aprire le piazze con grandi schermi ovunque, portare il cinema per le strade. Credo che anche il sistema distribuzione va rivisto completamente, il sistema distributivo, una questione, come dire, credo che il cinema va insegnato anche nelle scuole. Questo bisogna partire dai giovani anche, nel senso, non La polemica di Muccino, una polemica, come dire, non l'ho capita neanche bene, perché mi sembra che è riguardo alle major, che cos'è? Forse non, perché non ho capito bene riguardo a lui. Cioè, ho capito, se ho seguito un po' da lontano, è un regista italiano che fa dei film che hanno successo di pubblico. Neanch'io mi voglio addentrare su un cineasta che non conosco troppo bene, però se mi ricordo bene diceva, in relazione che trovava che i film candidati ai David non erano abbastanza grande pubblico per incitare il pubblico a tornare a fare il pubblico. Era la questione. Ma il pubblico ha bisogno di cinema, la questione è quale pubblico, nel senso in che modo va educato un pubblico. Noi abbiamo avuto 30 anni di Berlusconi, un ventennio di Berlusconi, non è che questo pubblico è figlio anche di quella cultura lì, e allora la questione è quali sono gli interessi. Credo che è molto discutibile questo, ma anche riguardo ai premi, quanti film hanno vinto premi importanti e poi sono stati dimenticati. Io non credo che un film può essere giudicato da un premio. Io ho fatto tante volte delle giurie, non sono riuscito a far vincere film che ritenevo i migliori, hanno vinto altri, pazienza, ma i film poi hanno una vita propria. È vero anche questo, cioè la questione di distribuzione, ma non siamo noi a decidere quale distribuzione va fatta e come va fatta la distribuzione. C'è un sistema e noi siamo in questo sistema, poi dipende come ti muovi in questo sistema, ma è così. Allora credo che la polemica di Muccino, ne ho viste anche altre che ha fatto, una polemica, bisogna parlare, qualcuno deve parlare, la gente parla, dice, si contraddice, nel senso non credo che sia
Cioè, credo il problema è ben altro, cioè il problema sono le sale che scompaiono. Sono le sale che scompaiono e questo è, oggi è diventato, oggi è questo, è la vittoria delle piattaforme che hanno preso spazio ovunque, la gente è abituata a vedere i film sullo schermo, non sanno neanche più che cos'è un 35 mm, una proiezione. Riesci a dire qualcosa sul progetto che stai facendo o preferisci no? Ma io lo sto ancora sviluppando il progetto, ancora presto, è una fiaba, sono uscite delle notizie, per me è una grande scommessa, vediamo che cosa succede, spero di non essere costretto a scappare a Mentone, in fuga per Napoli, sto scherzando, no? Vedremo. Prendere il treno di notte. Ci vado a passi tempati e vedremo che cosa accadrà. Se ci sono delle domande. Guardo pure di qua. E se no avremo giusto il tempo ancora forse di parlare di come è stato per te Martin Eden, che secondo tu parli tanto nelle interviste di collaborazione nel cinema, dell'apporto che tutta la dell'artigianato necessario, del savoir-faire che è alla base del cinema, e secondo me nella sequenza che abbiamo visto è un elogio di questa cosa, no? È un elogio dei diversi talenti che sono all'opera per costruire al cinema. E poi com'è stato per te lavorare con gli attori professionisti, con Luca Marinelli, con Jessica Cressy? Ma riguardo a Martin Eden, per me è stato importantissimo l'apporto di Avventurosa, che la società di produzione che ho creato con Saraf Geyer e Gianfranco Rosi, con Maurizio Braucci, che diciamo un'isola felice, un atelier di cinema che è a Roma, dove abbiamo sale di montaggio, abbiamo tutto quello che c'è bisogno per fare i piccoli film, ed è stato importante quello che dicevo prima, il cinema si fa con gli amici, con le persone importanti, con la passione, e il film è nato lì dentro, è stato realizzato là dentro, lì dentro come abbiamo fatto tutti gli altri film in passato, cioè per me non c'è nessuna differenza tra Martin Eden e le Perdute e gli altri, il metodo è lo stesso, l'unica differenza è che avevo una troupe molto più grande degli attori, che comunque ho mischiato, perché il rigattiere che incontra Martin è il rigattiere dove quando ero piccolo ci ho lavorato un po', Martin che Marinelli ha passato tanto tempo con me, con Braucci, e non è che avevo bisogno di dare le indicazioni a Marinelli va a sinistra o va a destra, perché è un grande attore. Il rapporto che avevamo era la macchina, perché io sto in macchina e stavo sempre con lui, eravamo sempre insieme, abbiamo condiviso queste esperienze insieme. Luca è stato straordinario, un attore straordinario. Ho pensato a lui dal primo momento, come lo stesso è stato lavorare con Jessica, con Carlo Cecchi. Carlo Cecchi c'era poco da dirigere lì, cioè, nel senso era sempre così, dicevo qualche cosa, poi dicevo fai di testa tua, va bene, non è che c'era la direzione, certo che c'era la direzione, ma quando c'era da dirigere di più si dirigeva di più, quando a volte è anche bello far capire agli attori quello che devono fare, ma nello spirito più che nei movimenti o nei giochi di palco. E con Luca è stata un'esperienza straordinaria, ma come con tutti gli altri, con Aline Hervé, con Fabrizio Federico, che hanno realizzato il montaggio, il loro lavoro in Venturosa, con i miei assistenti, con tutti, Carmen Pobella, che è un'attrice straordinaria. E a me quello che piaceva in Martin Eden era di mischiare attori, non attori, di tenerli tutti insieme. Sì, poi forse non ho risposto a una domanda, che mi sono dimenticato. C'era anche un'altra domanda. No, mi sembra che abbiamo passato il giro. Ce n'è un'altra. Forse. Voilà, c'est une question que je pose pour un collègue qui me l'a envoyé par SMS. Il me dit en fait que vous filmez les visages comme des paysages. Est-ce que vraiment vous avez cette sensation de découvrir les visages? C'était Dreyer qui disait qu'il filmait d'ailleurs les visages comme des paysages. Mais est-ce que vous avez ce rapport au visage que vous filmez? A me piace filmare i volti che parlano senza parlare, certo, sono gli occhi che sono una voce, quello sicuramente,
come paesaggio è molto interessante in maniera, come dire, visione letteraria. È bello vederci dei paesaggi e questo mi stimola parecchio riguardo alla visione, quello che il Signore ha detto. Non l'ho mai interpretato in questo modo. Mi piace molto i volti, chiaro, specialmente i volti che parlano in silenzio, senza parlare, attraverso gli occhi, attraverso i movimenti del viso. Senti, ultimissima, poi ti lasciamo andare. In Martin Eden abbiamo l'impressione che c'è tutto il secolo, gli stili sono mischiati, i momenti, il decor sono mischiati, però il film finisce in un punto preciso della storia italiana, che è l'ascesa del fascismo. E, l'inizio della guerra più che l'ascesa del fascismo, comincia con l'ascesa sono del fascismo. Sono i più umani, veramente. Eh? Sono dei fiumani confusi, non si capisce bene. Io lì pensavo ai fiumani, perché hanno iniziato tutto, iniziato lì, di questa estetica un po'. E niente, lì c'è il povero Nanetto che viene mazziato, preso in giro. È lui che, diciamo, Martin Eden è un libro che attraversa il Novecento, e diciamo Jack London, quando l'ha scritto, era già un presagio di quello che poi è stato il secolo breve. E diciamo, nella mia visione, insieme a Maurizio, noi abbiamo attraversato il Novecento così, mischiandolo e lì è l'eterna guerra, parte sempre a capo. E in questo momento storico, io credo che Martin Eden sia un film molto attuale. Anche i cambiamenti dell'ultima parte, che chiaramente nella base del romanzo, il finale, è un finale un po' particolare, no? Noi l'abbiamo cambiato questo finale, l'abbiamo adattato ai giorni nostri. Per me Martin Eden è vittima del suo tempo, come oggi l'edonismo, la cultura del narcisismo, tutto questo. E poi c'è la questione politica, no? C'è la visione politica del socialismo, dell'individualismo. Credo che sia un tema molto attuale, molto molto attuale. Un'ultima, poi aspettiamo il microfono. J'aimerais bien qu'on revienne un tout petit peu sur la question du public. Vous en avez beaucoup parlé, de nous dans le fond. Chez vous, si je puis dire, en Italie, c'est 30 ans d'éducation berlusconienne. Mais dans quelle mesure avez-vous, par rapport à nous, dans cette salle par exemple, confiance? Et dans quelle mesure vous trouvez du plaisir à nous surprendre, à nous bousculer, à nous désorienter, à nous replacer, à nous faire entrer dans le film, en sortir, revenir? Comment est-ce que vous concevez ce jeu? J'estime être un personnage de votre film en tant que spectateur. Comment vous envisagez ce jeu avec nous, spectateurs? Et quel plaisir en tirez-vous? Sentito? Sì, forse ho capito un po', nel senso riguardo alla sala, il rapporto alla relazione con la sala. Sì, a questa sala in particolare. Si parlava di... Si parlava, ha cominciato dicendo il pubblico ha parlato dell'educazione berlusconiana, ma poi ha chiesto com'è il rapporto con un tipo di sala come quella che sta ascoltando a te adesso, come quanto il piacere che trovi a cercare di stupirla, a parlare con la sala, a interagire, a creare. Provochi lo spettatore. A provocare lo spettatore. E a giocare. Allora, io credo che devono essere innanzitutto i film a comunicare. Alla base, riguardo alla sala, probabilmente chi mi sta ascoltando in questo momento è chi ama il cinema, chi conosce il cinema, nel senso l'obiettivo è di riportare il film tra la gente, un po' come nel romanzo di Corti, essere tra la gente, e questo è l'obiettivo. Se penso alla sala in sé, bisogna riaprire le sale. Una visione un po' socialista del cinema e delle sale. Le sale dovrebbero essere... per tutti. Prima andare al cinema costava pochissimo, oggi andare al cinema già costa di più per chi vuole andarci ogni giorno. Allora probabilmente bisogna pensare a un cinema aperto, che è una, diciamo, quasi che immaginare come una sorta di istituzione della cultura, che il cinema accessibile a tutti è un po', come dire, immaginare queste sale aperte, ma anche di continuare a sperimentare, specialmente in questo momento con il Covid.
di aprire le piazze, di aprire le piazze quando sarà possibile, di riportare il cinema tra la gente. Cioè, è un discorso ben complesso, un discorso molto complesso. Un discorso molto complesso e bisogna fare anche probabilmente, io immagino, spero che nei prossimi mesi e nei prossimi anni le sale chiuse saranno rioccupate e si porteranno i film all'interno. Non importa quali film, l'importante è riaprire le sale. Film vecchi, film nuovi, non importa, è riaprire le sale, ritornare al cinema. Beh, penso che questo sia il miglior augurio che tu possa fare per concludere questa chiacchierata. Mi voglio ringraziare anche l'organizzazione, Nyon e tutti. A me dispiace di non esserci, spero di essere con voi il prossimo anno e grazie per aver organizzato questa retrospettiva per me. Grazie a te per essere con noi. Grazie, arrivederci, ciao. Grazie. Ciao a tutti. Ciao.